buon pomeriggio e bentornati a Siamo Noi. Che cosa unisce tante famiglie di Catania ad altre, di Milano, oppure quelle di Venezia, famiglie di Bari o di Palermo? Tutte sono indebitate, tutte hanno accumulato ritardi nel pagamento delle bollette, della luce, del gas, del telefono, tutte hanno saltato una rata o perfino più dell'acquisto della casa. Allora, sono tutte accomunate da uno stesso problema, il tipo di debito è identico guardando allo stivale italiano, però, come dire, il peso sul bilancio mensile varia da situazione a situazione. In media a Milano, Gabriella, su una famiglia pesano debiti per 61.433 euro, a Catania invece quelle che vengono definite sofferenze toccano la cifra minima, si fa naturalmente per dire, di 29.468 euro. La differenza è significativa. Allora, si starebbe meglio al sud che al nord? Attenzione, perché non è esattamente così. Allora, Massimiliano, tra poco con i nostri ospiti cercheremo di capire che cosa accade, di fare luce e chiarezza soprattutto, quindi restate con noi, cercheremo di capire come possiamo avere respiro, quali strumenti abbiamo per uscire fuori dal cono d'ombra di una malattia, insomma, che sta diventando cronica, quella del sovraindebitamento. Allora io vi presento subito i nostri ospiti. Intanto un bentornato a Rino Tarelli. Buonasera. Ben arrivato, presidente del fondo antiusura di Adiconsum. Benvenuto anche Marco Pasini, presidente di Unirec, l'associazione che riunisce le imprese di recupero, di gestione e di informazione del credito. Ben arrivato. Insomma, grazie, buonasera. Loro non ci stanno a fare la parte dei cattivi, ci spiegherà perché. Tra l'altro hanno promosso quello che è il settimo rapporto sullo stato dell'indebitamento, cercheremo anche qui di avere le idee più chiare. Ben arrivato Carlo Troisi, segretario del consiglio direttivo della Fondazione Salus Populi Romani. Ben arrivato. E collegato, lo vedo già, dai nostri studi di Milano, un saluto al collega del Sole 24 Ore, Nicola Borzi. Ben arrivato. Buonasera. Allora, buonasera. Nicola, io inizierei proprio da te, perché credo che l'abbiamo già visto, no? Il tuo viaggio, il titolo lo definisce il Giro d'Italia, però è diverso da quello che si sta svolgendo, esatto, in questi giorni, no? Vecchio. Da Milano a Catania riguarda questo Giro d'Italia e i debiti familiari. Io ti chiedo innanzitutto, che fotografia ne esce fuori? Che Italia è quella dei debiti? È un'Italia molto variegata all'interno della propria geografia, ma anche all'interno delle proprie città. Noi abbiamo chiesto a una società specializzata, Mister Credit, che gestisce 81 milioni di posizioni creditizie, di fare un'analisi sugli 11 centri maggiori del paese per individuare, in base alla localizzazione geografica dei residenti, il livello di indebitamento. Ecco, un'attenzione, questo è il debito, non sono le sofferenze. Le sofferenze in realtà sono la parte di questo debito che non viene pagata alla scadenza. Abbiamo visto che c'è una differenza sostanziale non solo tra il centro-nord del paese e il sud, ma anche all'interno delle stesse città ci sono delle differenze incredibili. Ad esempio, nell'area di Napoli, i tre quartieri, diciamo, chic o bene, hanno un livello di indebitamento molto più alto di alcuni quartieri che invece sono molto popolari. La differenza ovviamente è data da una componente fondamentale che è il reddito delle famiglie. E naturalmente quando c'è il reddito si può accedere più facilmente al credito, è questo anche il motivo di questa differenza. Esatto. Io però mi soffermerei sulle sofferenze, cioè su quelle bollette non pagate, i mutui, le rate del mutuo arretrate. Ecco, le sofferenze sono composte da queste voci qui o ce ne sono altre? Ma le sofferenze delle famiglie in realtà sono una componente che varia da città a città, da regione a regione. La componente fondamentale delle sofferenze, diciamo la causa delle sofferenze, è un fenomeno che si chiama sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è l'incapacità costante, non momentanea, di poter far fronte ai debiti che sono stati assunti nel tempo per motivi diversi. Possono essere l'acquisto di un'abitazione piuttosto che spese voluttuarie, ovviamente facendo ricorso al credito, quasi sempre al credito bancario, molto spesso anche al credito attraverso le società finanziarie. Le sofferenze variano e il livello di sofferenze raggiunto dalle famiglie italiane, a seconda delle fonti, che siano un IREC piuttosto che le statistiche
della Banca d'Italia le colloca ormai all'intorno dei 30 miliardi di euro. Ecco, senti Luca, sei stato molto, Nicola, sei stato molto chiaro e hai fatto anche chiarezza sui termini, perché tutto questo è importante per ragionare. Abbiamo detto sovraindebitamento, abbiamo detto sofferenze. Qualche settimana fa qui in trasmissione ci siamo proposti di far luce su un fenomeno che sembra aver ripreso terreno, cioè gli italiani che chiedono, che si indebitano, che contraggono dei prestiti per far fronte a spese voluttuarie, tu le chiamate così, insomma non necessarie, cresime, battesimi, matrimonio. È qualcosa che tu hai toccato con mano e riscontrato nel tuo giro d'Italia? Ma allora, i dati che abbiamo analizzato sono focalizzati su tre componenti: i mutui, il credito finalizzato, cioè quello che serve ad acquistare beni reali di solito, quindi autoveicoli piuttosto che mobili o altro, e poi ci sono i prestiti personali. La componente dei prestiti personali non finalizzati, cioè quelli che possono essere spesi per qualsiasi tipo di motivazione, anche l'acquisto di un viaggio, di una vacanza, è una componente importante, si situa all'incirca in un terzo dei debiti totali delle famiglie, quindi sicuramente questa componente, chiamiamola non meglio specializzata, voluttuaria, è una componente importante, sì. Ok, allora Pasini, lei, l'abbiamo detto presentandola, rappresenta qui l'associazione che riunisce le imprese impegnate nel recupero dei crediti e anche, abbiamo detto anche questo, la promotrice del settimo rapporto sull'indebitamento delle famiglie italiane. Allora, io partirei dai dati. Quante sono le famiglie che a voi appunto risultano non riuscire più a sostenere le spese mensili? Ma diciamo questo, che noi partiamo da una numerica che è stata esposta nel settimo rapporto pochi giorni fa, che parla di 35 milioni di posizioni al recupero crediti nel 2016. Diciamo che c'è una componente tecnica che fa sì che questo numero, diciamo, non siano esattamente 35 milioni, una tragedia, di debitori diversi. Siamo in 60 milioni in Italia. Certo, c'è, ecco, vanno fatte tutta una serie di distinguo, ripeto, molto tecnici. Diciamo che l'80% dei debiti, ecco, che noi andiamo, delle posizioni che andiamo a gestire, riguardano, diciamo, le persone fisiche, quindi le famiglie. Il resto, ecco, riguarda il mondo delle imprese, quindi stiamo parlando di crediti, ecco, debiti che hanno natura diversa, in alcuni casi, ecco, finanziaria. Sono, insomma, cifre che fanno riflettere e che vanno, insomma, ulteriormente contestualizzate e canalizzate. Ma voi per il futuro avete azzardato delle previsioni? È un futuro che vedete in miglioramento, sia pure tenue, o ma, al guardi, contrario, il peggioramento? Dal mio punto di vista sì, nella misura in cui abbiamo un ingresso al recupero crediti, diciamo, minore rispetto al passato, quindi, diciamo, rispetto alle numeriche anche solo di 2 anni fa vi è un raffreddamento nelle fasi iniziali, quindi stiamo parlando della rata impagata, stiamo parlando della piccola bolletta ecco, non saldata, dell'acqua, del gas. In questo senso sì, effettivamente si nota un raffreddamento. Dall'altra parte c'è invece una escalation per quanto riguarda i debiti, diciamo, più maturi, quelli che ormai risalgono a tanti anni fa, che probabilmente sono stati generati nei momenti, diciamo, in cui ancora difficoltà. Diciamo quelli che possiamo identificare nel periodo successivo alla crisi finanziaria. Quindi lei ci sta dicendo che, come dire, i debiti freschi sono pagati, diciamo così. Ne stanno entrando meno. Quelli un po' più arretrati si stanno accumulando perché hanno una capacità di erosione minima, quindi sono debiti che tendono ad accumularsi, e questo accumulo probabilmente lo vedremo, secondo me, anche nei prossimi anni. Io però prima, lei ha dato una cifra che a me ha impressionato, no? 35 milioni di posizioni aperte, ma quante teste corrispondono? Perché io, ecco, questo non l'ho capito ancora. Questo è difficile anche per noi poterlo stimare. Possiamo immaginare che possa essere, diciamo, un rapporto 1-2 all'incirca, ecco. Quindi sarebbero comunque 17 milioni. Sono comunque un numero elevato. Ecco, è un numero elevato, insomma, ne sapete qualcosa, Tarelli. Noi abbiamo iniziato parlando, no, paragonando le due situazioni, sud-nord. Massimiliano già anticipava, insomma, poi quello che è il tema, probabilmente a sud l'indebitamento risulta minore perché è precluso l'accesso al credito tradizionale. Qui il rischio diventa consistente che si invece acceda a forme irregolari, chiamiamole col loro nome, che è un brutto nome, non ci piace per niente, quello dell'usura. Certamente. Noi infatti agiamo prima che le famiglie arrivino all'usura. È un'attività sul sovraindebitamento per impedire il passo successivo, che è quello dell'usura.
E da questo punto di vista noi però abbiamo delle regole da seguire molto stringenti, perché come associazione siamo l'unica associazione di consumatori che gestisce il bilancio dello Stato in questo senso. Abbiamo dei fondi del Ministero del Tesoro proprio per intervenire in queste situazioni, e il Ministero dà delle disposizioni molto precise alle quali noi dobbiamo attenerci. In questo caso noi, chiarisco subito, diamo prestiti, non sono sussidi, non sono regalie, e hanno un doppio scopo. Lo scopo intanto di soccorrere le famiglie, poi posso dire quali sono le casistiche di questo indebitamento, quindi soccorrere queste famiglie che si sono trovate in situazioni di non poter andare avanti, ma anche una rieducazione alla vita sociale, cioè una rieducazione all'uso delle risorse. Quindi è quasi un'educazione finanziaria. Sì, perché c'è da restituire il prestito. Tra poco parleremo di come si accede, quali requisiti occorre avere, che tipo di controlli e verifiche voi fate, insomma come avviene la restituzione. Entreremo un po' più nei dettagli, così il nostro pubblico insomma potrà avere anche questo strumento tra le mani. Ecco, però intanto quando si parla di usurai un po' la pelle d'oca arriva, perché davvero è un tema molto molto spinoso. Troisi, la Fondazione Salus Populi Romani opera dal 1995, no? Esatto. E opera a favore appunto naturalmente delle famiglie in difficoltà. Le chiedo se questa vicenda degli usurai vi è capitata, cioè se avete dovuto far ricorso a persone che questo problema ce l'avevano. Diciamo che l'attività della Fondazione è rivolta prevalentemente alla prevenzione del ricorso all'usura, perché quando una persona è già ricorsa agli usurai è difficile poterla aiutare, in primo luogo per la paura. Ovviamente queste sono persone che sono facilmente impressionabili, sottoposte a continue minacce e qualche volta anche a ritorsioni, per cui c'è già una notevole ritrosia a manifestare il proprio disagio, il problema, a manifestare il problema e rivolgersi innanzitutto alle autorità competenti che dispongono degli strumenti per assicurare la protezione a queste persone. Comunque qualche volta ci è capitato, ma indirettamente, nel senso che non è stata la persona soggetta ad usura che si è rivolta a noi, ma che i congiunti, in genere si tratta dei genitori o comunque diciamo dei congiunti più stretti come possono essere i fratelli. In quel caso si aiuta non la vittima dell'usura, ma si aiuta il congiunto ad aiutare la vittima. Che già insomma diciamo che è un considerevole soccorso. Allora, prima di andare avanti con la nostra riflessione qui in studio, vogliamo coinvolgere voi che ci seguite da casa, che avrete sicuramente tantissime domande, anche dubbi da condividere con noi, da consegnare ai nostri ospiti. Simone. Sì, diteci se anche a voi è capitato di chiedere un prestito e per quale motivo avete fatto questa scelta. Riuscite a sostenere le uscite per tutte le rate che avete accumulato nel corso del tempo? Fatecelo sapere lasciando un messaggio in segreteria all'822-88-96 oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete scriverci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciare un tweet a @siamonoitv2000 e se volete potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Molto bene Simone. Allora Pasini, continuiamo con la ricerca di cui abbiamo accennato prima per affrontare un altro tema. Quando viene contratto un debito che serve a coprire altri debiti? In termini tecnici lo chiamano consolidamento. Ma questo è un guaio o comunque può aiutare chi è in difficoltà? Credo che diventi un guaio se non è gestito nella maniera adeguata. Il collega prima ha accennato a un tema di educazione finanziaria. Ecco, credo che alla base ci sia in Italia un tema proprio di mancanza di cultura finanziaria da parte di, diciamo, dei nostri debitori. Lei si è spaventato rispetto alla cifra dei 35 milioni. Onestamente sì. Ecco, diciamo questo, che qui scatta un po' il tema della media del pollo di Trilussa, cioè i 17 milioni non sono 17 milioni di teste, ma abbiamo una serie di debitori che potremmo definire seriali che tendono ad accumulare un numero di posizioni molto ampie. Che si moltiplica. Che si moltiplicano e qui da una parte ci può essere un tema di effettivamente, come posso dire, un po'
proprio di non consapevolezza piena, ecco, della modalità con cui poi si vanno a contrarre dei debiti. Dall'altra parte ci può essere qualcuno che magari ha un uso, diciamo, un rapporto col denaro un pochino più allegro rispetto a qualcun altro e poi di fatto, ecco, si trova in difficoltà. Ecco, quindi, ma qui un'autocritica, ecco, è possibile, sì, farla, nel senso, perché si continua a concedere prestiti a chi, insomma, non può più sostenere il carico in un'altra rata senza rinunciare a una vita appena dignitosa? Qui c'è un tema sociale che probabilmente ho difficoltà anche io a dare una risposta. Io credo che il mondo bancario finanziario abbia avuto, diciamo, una fase nella quale la capacità di erogazione, la volontà di erogazione era molto più forte rispetto alla fase attuale. Quindi stiamo parlando anche qui sempre dei periodi pre-crisi, quindi diciamo. Oggi magari c'è più attenzione. Oggi c'è assolutamente più attenzione. Io però parlavo del consolidamento, perché a volte una persona che ha magari più rate, no? Certo. E col consolidamento riesce a risparmiare quelle 200-300 euro al mese. Potrebbe essere un sollievo, potrebbe anche educare, no? All'aspetto finanziario. Ritengo che chi ha delle situazioni complicate dal punto di vista dell'indebitamento faccia bene a un certo punto di fare un piano di azione strutturato e studiato, cioè affrontare i singoli debiti quando poi magari le proprie finanze non consentono di affrontarli pienamente, vuol dire mettere delle toppe a destra e a manca. Quindi senza diciamo che risolvere. La strada che ci rappresentava Tarelli è la soluzione. Diciamo che forse in questo caso andiamo in situazioni veramente al limite della criticità. Ecco, ma qui c'è crisi, la volontà, no? Della banca, perché a me a volte sfugge questo concetto. Se io sono al limite e non riesco a pagare una tot cifra, consolido il debito e ne pago quella tot cifra meno X, la banca mi dovrebbe aiutare in questo. E invece l'orientamento non è proprio... Diciamo che qui le risposte le potrebbero dare le banche, sicuramente più del sottoscritto. Ma dalla sua esperienza, ecco, su via. Beh, diciamo questo, che qui spezzo una lancia a favore del mondo del recupero crediti, che spesso è trattato, diciamo, anche malamente. Diciamo che il recupero crediti può essere una fase interessante anche, diciamo, di rinegoziazione del proprio debito, a seconda delle fasi in cui questo debito si trova. Ovviamente la rata scaduta non c'è finanziaria che è disposta a fare uno sconto, però su dei crediti molto più anziani, che abbiano un aging molto più datato, sicuramente la volontà anche di trovare delle soluzioni ci può essere, e il recupero crediti, se viene interpretato nella maniera, diciamo, adeguata, quella giusta, quella professionale, può essere, diciamo, uno strumento di rinegoziazione che permette magari di trovare quella soluzione che, affrontando direttamente senza mai scendere nel merito della questione, la singola persona annuisce. Non riesce. Sì, annuisco. Credo sia la strada principale da seguire. Infatti noi seguiamo questa. Una volta che c'è una domanda deve essere completa circa la tipologia del debito, l'ammontare del debito, la composizione della famiglia, le entrate e le uscite. Solo così si può avere un quadro della percorribilità di questo intervento. Guardate bene, noi non diamo mai denaro in mano alle persone. Una volta che decidiamo, noi facciamo con i creditori, facciamo noi una mediazione, restringiamo il credito e poi saldiamo i creditori. Questo significa liberare le famiglie, qualche volta anche in modo importante, rispetto alle entrate che hanno, ecco, perché per esempio con le uscite. Rispetto al patrimonio immobiliare, questa può essere anche una tutela che voi esercitate per evitare i pignoramenti possibili. Beh, è una piccola tutela, perché noi abbiamo un margine di 30.000 euro e possiamo arrivare anche a 50.000, però patrimonio immobiliare. Ma c'è questa attenzione, quando ci sono beni immobili in questione? Beh, c'è anche questa attenzione, certo, però da parte nostra è meno aggredibile per la quantità di risorse occorrenti. Ecco, stiamo cercando soluzioni, Troisi, mi pare, no? E la via maestra è quella che, appunto, in termini bancari viene definito consolidamento, perché di questo stiamo parlando. Ecco, dalla sua esperienza, qual è la strada giusta da battere? È quella del consolidamento, appunto. Proprio quella. Anche la fondazione non dà denaro. La fondazione si limita a garantire prestiti erogati da banche convenzionate in base ad un accordo quadro che è stato stipulato tra l'ABI e la Consulta Nazionale Antiusura. Lo scopo di questi finanziamenti è proprio quello di
chiudere tutte le posizioni debitorie della famiglia e tenerne una, tenerne in piedi una, possibilmente con una rata molto più bassa, che consenta nella somma quindi, delle altre, esatto, che consenta quindi una ripresa della vita familiare più serena e più tranquilla. Allora, io vorrei fare passo per passo per dare chiarezza a chi ci segue, così poi interpelliamo anche il collega da Milano su questo. Allora, un capo famiglia si presenta da lei con una situazione debitoria di sofferenza importante. Fate la verifica, questo l'abbiamo appurato. Quali sono poi i passi successivi? Ma i passi successivi sono che al termine della verifica o noi accettiamo di mettere il prestito oppure dobbiamo dire di no. Nel momento in cui lo accettiamo, questo prestito ha subito corso. Pensate che noi applichiamo un tasso del 2% fino a 7 anni, quindi diamo un sollievo molto forte a queste famiglie. Quindi recuperano le famiglie una quota di risorse che non avevano più perché oberate dai debiti. Quindi li mettiamo in condizioni di riprendere una vita normale. Ecco Nicola, io su questo voglio interpellarti, perché mi pare di capire qui la via maestra, che è quella del consolidamento, trova ampio consenso in studio. Io però non so, prima lo chiedevo all'amico Pasini, il quale poi mi ha invitato a interpellare le banche, magari lo faremo, però intanto io voglio capire da te, dalla tua esperienza, se c'è questa attenzione da parte delle banche. O c'è magari l'interesse a mantenere quella sofferenza? Ecco, io credo che attraverso il consolidamento ci guadagnino tutti, o sbaglio? No, le banche non hanno nessun interesse a mandare una posizione in sofferenza, questo è chiaro, perché la sofferenza per una banca è lo stadio finale di tutta una serie di passaggi attraverso i quali si definisce lo stato di credito praticamente insolvibile, non più recuperabile. Quindi per le banche è una perdita secca e nessuna banca, nessuna finanziaria ha interesse a definire sofferenza un credito. Ci arriva soltanto quando ormai la situazione è completamente irrisolvibile. Il consolidamento però è una strada importante, ma che deve essere considerata con attenzione, perché i contratti di consolidamento vengono erogati di solito a fronte di due caratteristiche. La prima è la possibilità di avere delle garanzie che siano rappresentate ad esempio da una garanzia sul quinto del reddito o della pensione o da una garanzia su beni immobili. E la seconda condizione di un contratto di consolidamento di solito è che si uniscono tutte le rate, si procede a erogare un nuovo finanziamento che cancella i precedenti, abbassando la rata, ma come? Prolungando di solito la durata del contratto, perché l'unico modo per riuscire a rimborsare il capitale a una rata inferiore è quello di diluire il rimborso su un periodo di tempo più lungo. Ma Nicola, perdonami, ma questo davanti a delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese e sommando quelle rate... È una soluzione, ma è una soluzione comunque onerosa, cioè il cliente bancario, il cliente creditizio in difficoltà deve togliersi dalla testa l'idea che il contratto di consolidamento sia un contratto, come dire, non oneroso. È un contratto comunque oneroso, soltanto che l'abbassamento della rata corrisponde a un prolungamento della durata, per cui il debito rimane, si estende più a lungo nel tempo, questa estensione consente di ridurre la rata. Chiarissimo Nicola, quindi una soluzione comunque onerosa, Troisi. Allora io vorrei tornare a guardare bene in faccia i volti di quelle persone, famiglie abbiamo detto, che si presentano e che bussano ai vostri sportelli. Prima Pasini ci diceva qualcosa sta cambiando. Qual è l'esperienza quotidiana vostra? Ma l'esperienza quotidiana nostra sono famiglie che sono sovraindebitate e che praticamente. Perché? Come si generano queste situazioni? Sono molto variegate le cause. Diciamo che tra le più ricorrenti esistono le separazioni che comportano tanti padri separati, la rottura delle famiglie degli ultimi anni. Ci sono fenomeni poi che sono delle vere e proprie piaghe sociali, quali la ludopatia, la dipendenza da droghe o d'alcol. C'è anche la perdita del lavoro, che è stata negli anni passati, ma è ancora oggi un evento traumatizzante. Che incide poi molto, specifichiamolo, anche quando per esempio in una famiglia a un certo punto erano in due a lavorare, si ritrova soltanto un reddito, insomma quello che era sostenibile prima improvvisamente non è più sostenibile. Ci sono anche i casi in cui viene ridotto l'orario di lavoro con conseguente riduzione delle retribuzioni, anche questo comporta una minore disponibilità
Per cui le famiglie a un certo punto cominciano a privilegiare le esigenze primarie, trascurando i pagamenti degli oneri finanziari. Prima ovviamente. Ci si sfama, ma dai vostri sportelli, rispetto a quanto dicevamo con Pasini prima, lei coglie dei segnali di lieve miglioramento o invece la situazione è quella drammatica? Guardi, c'è un dato che è molto contraddittorio, un dato molto contraddittorio che è stato rilevato, dunque precisiamo che noi operiamo soltanto su Roma e Lazio per certo. competenze territoriali, però siamo aderenti alla consulta nazionale antiusura Giovanni Paolo II Onlus, con sede in Bari e che opera con i suoi associati in tutta Italia. Che conosciamo molto bene. Siamo quindi diciamo che il dato che loro hanno rilevato su base nazionale è che sorprendentemente nel 2016 c'è stato un calo abbastanza congruo di richieste, intorno al 40%. Anche noi abbiamo verificato che c'è stata una flessione intorno al 36%, quindi in linea col dato nazionale. E questo secondo noi non è giustificato, ecco, come lo leggiamo? Dalla modesta ripresa economica che c'è stata. Una spiegazione, noi non abbiamo gli strumenti per fornirla. Possiamo ipotizzare che ci sia una minore possibilità di ricorso al credito ordinario. E quello l'abbiamo detto. Credito legale. Credito legale. Il che è ancora più preoccupante però. Sì, perché questo potrebbe sottintendere che c'è un maggior ricorso al credito non illegale, con tutte le conseguenze, con tutte le conseguenze del caso. Potrebbe esserci una componente di vergogna, cioè qualche volta le persone hanno difficoltà ad aprirsi con chi conoscono, magari sono portate più facilmente a confidarsi con un centro di ascolto gestito da persone che non li conoscono e quindi non possono dare giudizi morali, diciamo così, no? Ma si limitano a un'analisi prettamente patrimoniale. Ecco, però chi ci sta seguendo da casa e magari ha questi problemi, una cosa è certa, qui la vergogna dobbiamo metterla da parte, perché in qualche modo bisogna uscire fuori e raccontare quello che si sta vivendo, perché poi se no le conseguenze sono peggiori di quelle che uno possa immaginare. Dico questo perché so che ci stanno scrivendo in molti e allora andiamo dal nostro Simone. Sì, ci scrivono tante persone anche per farci delle domande, per fare appunto delle domande ai nostri ospiti in studio. Cominciamo da Angelo. Ogni volta che arriva la bolletta della luce della seconda casa rimango senza parole. Consumo 48 euro ogni bimestre a quota fissa. È pazzesco e nessuno ne parla. Maria. L'usura nasce da una cattiva politica, ma una pensionata che vive con 280 euro al mese, come fa a curarsi e a pagare tutte le bollette? Questo governo non se lo chiede. Matilde. Sono una nonna di ragazzi che pur di vivere hanno chiesto dei prestiti. A causa delle difficoltà abbiamo chiesto alle banche di abbassare le rate. Non c'è stato nulla da fare ed io con la pensione minima mi ritrovo ad aiutare i miei nipoti. Maria, prendo la pensione minima e ho fatto un prestito pagando 100 euro al mese. Purtroppo questo mi ha causato enormi problemi e non riesco neppure ad arrivare alla metà del mese. Luca. Sto vivendo una situazione molto particolare. Tra matrimonio e casa ho accumulato 200.000 euro di debiti. Io ho perso il lavoro e stiamo andando avanti con lo stipendio di mia moglie. Sto per inoltrare la pratica per l'esdebitamento da sovraindebitamento. Può essere una buona soluzione? Posso avere qualche consiglio? Tarelli, io partirei dall'ultima delle testimonianze, dell'ultimo quesito che ci è stato rivolto, perché poi c'è il quesito principe, se a livello istituzionale stiamo aggredendo tutto questo in maniera efficace davvero. Ma dunque va esaminato come ogni caso. Certo la partenza, 200.000 euro, una partenza molto difficile da poter aggredire, almeno per quanto riguarda la nostra portata. Noi possiamo arrivare a 50.000 euro. Come si fa a restringere 200.000 a 50.000? È irrealizzabile. Questi ricorsi devono essere fatti prima di andare oltre misura, quando si vede che la situazione già sfugge. Può sfuggire per tanti motivi che sono stati adesso riassunti. Quindi a questa persona che ci ha segnalato questa difficoltà che cosa possiamo suggerire? Ma per quanto riguarda la Diconsum, io esaminerò sicuramente se arriva la domanda, però devo dire onestamente che è molto al di sopra delle possibilità che abbiamo di intervenire. Ecco, però il problema resta, Tarelli, il problema di quel signore resta. E allora, proprio per evitare poi di andare in mano agli usurai, che soluzioni ci possono essere? Pasini, ci aiuti? Ma guardi, questo penso sia un caso molto sfidante. Il tema degli immobili credo che sia poi l'altro tema, cioè in Italia
ti hanno, diciamo, fatto la scelta di voler, diciamo, avere casa, giustamente, vuol dire con tutto il loro pieno diritto, sicuramente, diciamo, un impegno di lungo periodo dove qualsiasi piccolo anche scossone che avviene nel menage familiare, ecco, la perdita di un lavoro, una separazione, una qualsiasi, manda in crisi praticamente l'economia di una famiglia, e lì effettivamente diventa difficile. A questo se aggiungiamo il crollo dei valori immobiliari, quindi quella casa che magari potrebbe essere messa in vendita per cercare di ripianare la situazione, probabilmente oggi vale il 60% di quando Angelo l'ha acquistata. E questo è un altro tema che forse deve anche indurre. Ma mica possiamo lasciarlo solo, questo nostro amico. Beh, diciamo, ecco, credo che qui ci siano delle, diciamo, l'assistenza sociale che debba intervenire. Ecco, dico noi andiamo oltre. Ecco, credo, ecco, che noi come imprese del recupero crediti ci dobbiamo preoccupare di fare bene il nostro lavoro, che vuol dire farlo in maniera etica. Ecco, perché ecco, anche qui va detto, cioè, diciamo che spesso diciamo, gli interventi, le società di recupero credito hanno un che di vessatorio, almeno nella percezione. Ma diciamo, guardi, dico, mi purtroppo noi a volte rappresentiamo un po' la coscienza, cioè che vi disegnano così. Ma diciamo, come Jessica Rambi, non ci vogliamo nascondere dalle nostre responsabilità, nel senso che il nostro è un lavoro difficile, è un lavoro che vede impegnate più di 20.000 persone in Italia, che ogni giorno gestiscono, voglio dire, qualche centinaio di migliaia di posizioni. Non è un lavoro facile, perché vuol dire andare a toccare nel vivo, diciamo, qualcosa di molto sgradevole per le persone che poi hanno a che fare con, diciamo, con le nostre attività. Noi ci siamo impegnati come associazione, Unirec, l'associazione confindustriale di categoria, abbiamo sottoscritto insieme alle principali associazioni dei consumatori, fra cui anche la di Consum qui presente, un codice di condotta che praticamente prevede esattamente, diciamo, quelle che sono le modalità per un recupero crediti etico, deontologicamente, professionalmente impeccabile. E questo, diciamo, ci sta aiutando moltissimo per andare ad individuare esattamente quei rari casi, aggiungo per fortuna, che escano da questo ambito. Quindi diciamo, le regole ci sono state condivise, diciamo, a livello molto ampio. Il senso etico lo si sta cercando, insomma, di riempire. Assolutamente. Il nostro lavoro ha un futuro solo nella misura in cui sia professionalmente, diciamo, e collocabile in una società moderna. Ecco. Ecco, Pasini, però, diciamo, mentre ci preparavamo, Massimiliano e io, insomma, alla puntata di oggi, guardavamo anche a alcuni fenomeni, alcuni fattori, tipo l'uso delle carte revolving, sì, e abbiamo, insomma, evidenziato, io coinvolgo qui anche Troisi, ci sono persone che si ritrovano ad avere 13 carte revolving in contemporanea, lo stesso titolare, persone in evidente sofferenza. Parto da lei, Troisi, così alterniamo le voci, ma non esiste database, e questo lo chiederemo a lei. Insomma, com'è possibile? Cioè, le riscontrate questa situazione? Una carta non si nega a nessuno, diciamo. Però 13 sono tante. Allora, io vorrei fare una piccola premessa, però. Non dobbiamo demonizzare le carte di credito revolving. No, certo che no. Che possono essere uno strumento utile alle famiglie per arrivare a fine mese quando siano usate, ecco, correttamente. Ciò premesso, ma proprio è chiaro, 13, fermiamoci a 12, diciamo. Esatto. A 10, via, ma 13 sono tantini. Guardi, ne dovrebbe bastare una. Ne dovrebbe bastare una. Usata bene. Il problema è che quando le famiglie hanno un indebitamento tale che la carta revolving da sola non serve, spesso sono portate a chiederne un'altra in modo da poter pagare la rata della prima con il finanziamento della seconda e ripoter riaccedere. Un circolo viziosissimo. Esatto, e ripoter riaccedere al credito della prima. Dopo, quando ci si innesta questo meccanismo, diventa una catena. Ovviamente diventa una catena finché si arriva al punto di rottura, Pasini, che non si riesce non più a pagare le rate. Per cui uno si rende conto, cioè, a chi stai concedendo 13 carte. Io credo che questo signore sia molto bravo, diciamo, riuscire a nascondere la sua situazione finanziaria, perché le banche, vuol dire, hanno tutti i difetti, fuorché quello di voler regalare il denaro, diciamo, a degli sconosciuti. Quindi, se c'è situazione di questo tipo, evidentemente c'è un qualcosa di anomalo nei meccanismi e nella vigilanza, ecco, delle banche. Le banche assolutamente hanno dei sistemi di monitoraggio, vuol dire, del merito creditizio delle singole persone, quindi censiscono ogni operazione, soprattutto quando
queste, diciamo, queste operazioni poi denotano una sofferenza, quindi la famosa centrale rischi di cui spesso si parla, la famosa CRIF, ecco. Che cos'è? Non è altro che un database che censisce, diciamo, tutte le operazioni finanziarie, diciamo, dalla domanda dove si dice se siamo buoni o cattivi. Se siamo buoni o cattivi, è chiaro che se io ho una buona reputazione finanziaria posso trovare banche o finanziarie che tendono nei miei confronti a essere, diciamo, disponibili a magari accade denaro. Qualche volta, Pasini, che io sono immacolato dal punto di vista delle rate pagate, però poi alla 13ª carta revolving mi accade qualcosa per cui io poi non riesco più a sostenere, diciamo, tutto, ecco, questo, insomma. Perciò forse magari bisogna avere un po' più di attenzione. Sì, no? Credo, ecco, che comunque l'interesse delle banche e delle finanziarie sicuramente non sia quello di buttare il denaro, diciamo. Andiamo a Milano dal collega Nicola Borzi per capire se questo sistema è un sistema che regge. Certo, la trasparenza è importante, ormai col nostro codice fiscale tutti sanno tutto, e allora com'è possibile che accadano cose di questo genere? Ti dai una spiegazione? Mi sembra francamente impossibile. Vorrei specificare una cosa: le carte non sono il diavolo, ma la carta revolving all'interno del pianeta delle carte, che è molto variegato, la revolving è lo strumento più costoso, non lo dico io, ma lo dice Banca d'Italia nella rilevazione dei tassi sulle operazioni di credito che consegna trimestralmente. Quindi io penso che avere 13 carte revolving sia una forma di suicidio. Mi risulta difficile pensare che siano state consegnate tutte allo stesso cliente, a meno che il patrimonio di questo cliente da parte, sotto forma di immobili o di altri strumenti finanziari, non sia tale da garantire coloro che hanno in qualche modo aperto queste linee di credito. Sì. Ma mi sembra una situazione francamente ingestibile. Allora, vado un momento da Simone, poi magari ci possiamo anche tornare sulle revolving, ma non vorrei che il tempo non ci consentisse di sentire i nostri telespettatori, perché ci stanno, insomma, segnalando in quantità. Eh sì, Gabriella, perché stiamo parlando di famiglia, però ci sono anche i casi dei piccoli imprenditori. C'è arrivato adesso un messaggio di una ragazza che ci dice: i debiti fatti dalla mia famiglia riguardano tutti mutui per la casa, ristrutturazioni, ultimamente prestiti per una piccola azienda e tasse che comunque dobbiamo pagare anche se i nostri debitori non pagano. Ottenere i prestiti dalle banche non è affatto facile. Quello che emerge sia prima per le famiglie sia adesso per le imprese è che qui siamo davanti a una questione sociale, politico-sociale, che bisogna risolvere, Tarelli. Cioè ci sono pensioni troppo basse, tasse troppo alte, cioè c'è un sistema che non funziona. Sì, c'è un sistema che però non si può affrontare da questo lato. Il sistema è accaduto in questo lato. Tant'è che il Ministero mette a disposizione queste risorse proprio per dare una risposta che, ecco, certamente non è adeguata al sistema delle tasse, non può essere affrontata. Diciamo che il contesto è più ampio, però dentro questo contesto. Però io coglierei quel ragionamento del limite che è stato fatto di 200.000 euro. Per dire, usare la nostra tradizione per dire, non si arrivi alla non possibilità. Quando si comincia a registrare questa difficoltà, bisogna subito uscire allo scoperto. Perché poi i motivi verso l'indebitamento sono molto umani. Perdita del posto. Bando alla vergogna, Perché non si possono aiutare queste famiglie. Non arriviamo là dove la situazione diventa irrecuperabile, però il dubbio non sorge, diciamo, in tutto questo, lo chiedo a entrambi. Nicola, un solo istante, perché volevo chiedere, insomma, pur giudicando meritorio, insomma, lo sforzo di aver creato un fondo, quello che fate anche voi, Troisi, però renderli un po' più conoscibili, più conosciuti, sì, perché insomma mi pare che non sia ancora così. Sì, è vero. A fronte di una situazione grave, drammatica. Dobbiamo risolvere un problema, non dobbiamo togliere risorse per i prestiti, quindi dobbiamo finanziare questo modo di farci conoscere in qualche altro modo. Noi abbiamo uffici in tutta Italia, però le persone non vengono all'ufficio, bisogna portarle, e questo è faticoso. Trovo in questa situazione di grandi difficoltà, trovo assurdo. È paradossale quasi. Ecco, è paradossale. Nicola. Allora, se posso dare una risposta all'ascoltatore che ha segnalato il debito da 200.000 euro, il primo passaggio fondamentale è segnalare la situazione di difficoltà alla banca ed eventualmente chiedere di poter accedere all'accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori che consente di sospendere il pagamento delle rate anche per un anno. Se questo non fosse sufficiente, è necessario utilizzare le procedure di legge che portano all'esdebitazione, ma con un'attenzione: esdebitarsi
significa in qualche modo rinunciare a una parte importante del proprio patrimonio, almeno il 60%, e quindi dover vendere anche la casa. A questo punto è meglio cercare delle soluzioni alternative, come una soluzione che consenta di diluire nel tempo l'importo del debito, ad esempio attraverso i percorsi di consolidamento. L'esdebitazione è l'ultimo passaggio che corrisponde proprio alla necessità di abbattere il debito, ma riducendolo in maniera pesante e facendo praticamente piazza pulita del proprio patrimonio. Grazie Nicola, perché ci hai fornito insomma anche dei suggerimenti molto pratici, utili a chi ci sta, ci sta seguendo. Abbiamo provato a fare chiarezza, io vi ringrazio. Ringrazio appunto Nicola Borzi da Milano, ringrazio i nostri ospiti qui a Roma, grazie davvero, ma noi continueremo a parlare di questi temi. Molto volentieri. Non si esaurisce in una puntata. Assolutamente, siamo attenti a queste problematiche. Ora però andiamo in pubblicità e subito dopo cambiamo argomento alla riscoperta delle antiche tradizioni, no? Che hanno caratterizzato i nostri paesaggi, perché parleremo dei muretti a secco. I nostri nonni sapevano costruirli e quest'arte però adesso rischia di andare perduta col suo patrimonio artistico e culturale. Naturalmente riguarda anche il concetto dei borghi, che è un patrimonio del nostro paese. Tutto recuperiamolo, questo tra poco. Ma siamo noi. Allora Gabriella, qua ci stiamo impegnando, perché noi adesso faremo nello stesso tempo un tuffo nel passato ma anche nel futuro. E vuoi sapere perché? Voglio sapere, sì. Vogliono sapere loro. Eh no, perché c'è un'arte antichissima che i nostri nonni peraltro conoscevano molto molto bene e che oggi i giovani stanno riscoprendo per questo passato e futuro. Capito il giochetto, Diciamo... È un'arte che richiede metodo e pazienza, perché servono metodo e pazienza per costruire pietra dopo pietra un muretto a secco. Io fino a ieri non sapevo di che cosa si trattava, onestamente. Poi abbiamo approfondito e adesso lo scopriranno anche i nostri telespettatori. Quella linea del paesaggio agricolo italiano che di fatto divide i campi, difende i sentieri, crea terrazze coltivabili lungo il pendio di una montagna o ad esempio, perché no, di una collina. Ecco, invece io Massimiliano lo conoscevo, sapevo di cosa parlavamo, perché insomma tra il nord dell'Italia, la Puglia, no, i luoghi di villeggiatura, quanti muretti a secco viaggi lungo i sentieri della Puglia, per esempio. Ma sei sempre qua, come fai a viaggiare? Almeno l'estate. Se abitate in un paese o pensate un attimo al paese dei vostri nonni, che so, al borgo dei vostri genitori, beh, capite perfettamente di quale straordinaria costruzione stiamo parlando, perché secondo alcune stime in Italia ci sarebbero 300.000 chilometri di muretti a secco. È una cifra che insomma fa impallidire di colpo gli appena 8.000 chilometri della muraglia cinese. E adesso l'Italia, non da sola, e l'Unione fa la forza insieme con altri paesi europei, ha chiesto all'UNESCO di riconoscere appunto i muretti a secco, quelli che tu non conoscevi, come patrimonio immateriale dell'umanità. Non li conoscevo, ma adesso li conosco. E li faremo conoscere anche ai nostri telespettatori con l'aiuto degli ospiti che ci hanno raggiunto qui al tavolo di Siamo Noi, che naturalmente come ogni giorno vi presento. Grazie a Giorgia De Pasquale, rappresentante della sezione italiana dell'Alleanza per dell'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato. Benvenuta, benvenuta a Siamo Noi. E benvenuto a padre Vittorio Del Piano, monaco dell'eremo di San Benedetto Belbo, siamo in provincia di Cuneo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. Grazie davvero. E grazie ad Arcangelo Sacchetti, cultore di storia locale, che arriva da Valle Corsa, terra di pietre e di ulivi, che si trova in provincia di Frosinone. Grazie anche a lei per essere qui questo pomeriggio. E infine grazie a Giusi De Paoli, presidente della Proloco Ca Comuna del Mianese. Ho detto bene? Sì. Ero preoccupatissimo. Siamo, siamo in provincia di Trento. Grazie, grazie anche a lei. Allora, viaggeremo in lungo e largo, tra poco andremo insomma anche in Valdossola. Nel frattempo restiamo qui nello studio e io chiedo subito a Giorgia De Pasquale, perché qualcuno tra gli telespettatori si starà domandando: ma non è un po' esagerato che i muretti a secco, anche i muretti a secco, diventino patrimonio immateriale insomma dell'umanità? In Italia siamo tra i paesi che hanno più patrimoni tutelati dall'UNESCO. Perché è così importante che ci sia questo riconoscimento? No, invece questo riconoscimento sarebbe importantissimo, nel senso che i muretti a secco sono in realtà i protagonisti silenti, un po' discreti, dei paesaggi più significativi rurali tradizionali italiani.
Tra l'altro, oltre alla funzione estetica che tutti possiamo apprezzare, appunto di allineamento con i paesaggi rurali tradizionali, hanno anche tantissime altre funzioni, dalla funzione ecologica, dalla difesa dalle frane, dal dissesto idrogeologico. Hanno una funzione importantissima nel mantenere la biodiversità, hanno una funzione di supporto delle colture di qualità, quindi hanno tantissime funzioni e infine hanno una funzione profondamente storica, culturale. Sono un tratto distintivo della nostra cultura, della nostra città, sono antichissime. Esatto, e sono anche testimonianza della cultura, della civiltà rurale del nostro paese. Se diventano patrimonio dell'UNESCO, che cosa cambia? Li guarderai con maggiore attenzione. Esatto, questo riconoscimento sarebbe un riconoscimento soprattutto culturale, nel senso che così diciamo che i nostri muretti a secco sono in realtà un nostro patrimonio culturale, come tale ha bisogno di essere preservato, al pari dei nostri monumenti storici delle città. Perché il problema è questo, è che purtroppo da una cinquantina di anni a questa parte assistiamo a un lento processo erosivo dei paesaggi rurali tradizionali che sta portando all'abbandono della terra, delle terre più difficili da coltivare, e dall'altra parte quindi al crollo di questi terrazzamenti che, se non vengono mantenuti, crollano creando numerosi disagi. Allora, un tratto caratteristico del nostro paese che riguarda varie regioni, mi chiedevo e le chiedo se le tecniche di costruzione sono sempre uguali, sempre le stesse, o cambiano da regione a regione? In realtà la cosa divertente dei muretti a secco, dei paesaggi terrazzati in generale, è che nonostante ci siano dei tratti comuni, non esiste un muro a secco uguale all'altro, nel senso che poi cambiano in funzione non tanto della regione o dei confini chiaramente amministrativi, ma cambiano in funzione della cultura, della località e in funzione della geologia, cioè della tipologia di pietra. Non tutte le pietre sono uguali, è per quello che sono un tratto identitario dei paesaggi, perché fornisce identità ad ogni luogo il muretto a secco. Sacchetti, la posso chiamare Arcangelo, che è un nome bellissimo. Onorato. Allora, Arcangelo, che cosa serve per costruire un muretto a secco che proprio sia a regola d'arte? Oh, intanto dico che per noi non è muretto a secco. Muretto a secco è la spiegazione tecnica. Per noi è la macera. Macera. Che è un termine latinissimo. Ecco, voi nella zona intorno a Frosinone o in generale? Per noi è Valle Corsa, altri non proprio... so. Proprio è la macera. Che cosa occorre? Questo non lo sapevi neanche tu. No, decisamente. È un termine che si trova in Tito Livio, per esempio. Vedi, non lo sapevo. È un termine latinissimo, quindi allora... noi ci teniamo anche a questo rapporto con la latinità anche più lontana. Anche perché lei tra poco ci racconterà, lei li ha costruiti da bambino, però poi si è messo a insegnare latino e greco da grande, eccolo qua, Tito Livio. Tutto si regge. Allora io dico che occorre innanzitutto pietra ben tagliata, occorrono molti sassi, un bel mucchio di sassi, occorre il piccone, la pala, un martello capace di tagliare e comunque di smussare pietre, e poi molta forza nelle braccia. Ecco, insomma, ci ha fatto capire che si tratta di un'arte, perché è un'arte di pazienza, di povertà. Dietro c'è il lavoro di milioni di persone che sono succedute nei secoli, anche persone anonime che però sono riusciti a strappare la terra alle montagne, alle colline, per renderla coltivabile. Sì. È il caso nostro. Se uno guarda così un'immagine del paese, sta in una valle molto stretta e gli ulivi si arrampicano letteralmente fin sopra il crinale delle due montagne, e i nostri hanno dovuto letteralmente rubare la terra alle pietre. Da noi non si dice dissodare, si dice ritrovare. Bellissimo. Ritrovare la terra, una terra che le pietre avevano sommerso appunto nei tempi geologici e che bisognava appunto riportare, costruire magari poi attorno a questa piazzola una macera e piantarci l'ulivo. Ecco, fino su alla cresta, la nostra valle, le fiancate sono coperte di ulivo. Allora, io la porto a ritrovare però anche le sue origini, le sue radici, perché lei, Arcangelo, da chi ha imparato a costruire le macere? Ho aiutato mio padre, per quello che potevo, operando su quel mucchio di sassi, poi magari vedremo
anche come si fanno, ecco, le macerie, come le ho viste fare, come in parte ho anche aiutato mio padre a farle. Era piccolissimo, quanti anni aveva quando aiutava? 10-12 anni, perché fino a, diciamo, all'inizio degli anni 60 l'economia del nostro paese, e in modo particolare in certi luoghi, è stata eminentemente agricola, la nostra agricola pastorale. Preciso una cosa, quando si parla di macere non si parla di opera soltanto ex novo, si tratta di opera stagionale, che direi è stagionale come per esempio la potatura, come la zappatura, perché le macere vengono costruite ma poi franano anche. Tant'è che secondo me, e qui entra il professore, quando si dice un paese ridotto in macerie, in realtà ecco, ci si riferisce proprio... Quante cose stiamo imparando, queste... Massimiliano, io, Simone... a queste macere, e voi? A queste macere che non hanno resistito all'impulso della pioggia ed altro e sono franate. E allora ogni anno, io ricordo bene, tra agosto e settembre, nei mesi asciutti ad ogni modo, davate una sistemata. Bisognava, sì, bisogna riportarle in piedi, rimetterle in piedi. Allora, lei ha imparato l'arte guardando suo padre e intervenendo, però come ha fatto suo padre, lei quell'arte l'ha messa da parte, nel senso fisico del termine, perché ha vissuto d'altro. Dunque, mio padre non l'ha messa da parte, perché fino agli 87 anni ha continuato a lavorare sui campi e a fare anche le macere se occorreva. Beh, io sì, io sono venuto a Roma, anche perché i miei tanta era e tale la fatica che bisognava spendere, che hanno pensato a salvarmi da quella fatica, a mettermi al riparo. Non sono cose belle, ne parliamo come cose belle, però sono cose faticose. Molto, molto, molto faticose. Però proprio questo imparare e poi mettere da parte ha determinato poi il fatto che il degrado è arrivato, no? Il degrado è arrivato purtroppo per ragioni, in questa volta, diciamo, socio-economiche, storiche, politiche. Altre volte il degrado viene per impulso della natura. Da noi ci sono anni di gelate terribili che letteralmente bruciano gli ulivi, è cosa storica che si legge anche nelle cronache medievali, e allora bisogna letteralmente amputare le articolazioni degli alberi e aspettare, direi biblicamente, che sorgano i nuovi germogli, e bisogna aspettare anni. E quando si viveva soltanto di olio e di pastorizia erano anni durissimi. Quanto ci sta ricordando, anche insegnando, Arcangelo Sacchetti, e chissà quante altre storie e tradizioni avete anche voi da condividere, ricordi di macere, di muretti a secco. Simone. Il ragazzo del muretto. Il ragazzo del muretto. In un altro senso. È il caso di dirlo. In un altro senso. Però oggi sono davvero tante le domande che vogliamo farvi. Allora, prima di tutto, sapete costruire un muretto a secco? E se sì, chi ve lo ha insegnato? E quelli presenti sul vostro territorio sono muri di confine per i sentieri oppure muri per le terrazze agricole? Fatecelo sapere, ma segnalateci anche tutti quei muretti che avrebbero bisogno di una ritoccata o comunque di urgenti interventi di ripristino. Come sempre potete dire la vostra lasciando un messaggio in segreteria all'800 22 88 96, oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete scriverci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciare un tweet a @siamonoitv2000, e vi ricordo che potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora, padre Vittorio ci ha chiesto di non chiamarla padre, la chiamiamo Vittorio, ci proviamo. Chi le ha insegnato a costruire i muretti a secco? Beh, veramente ho imparato da solo, perché mi sono trovato, quando sono venuto ad abitare a San Benedetto Belbo, in un paesaggio terrazzato ma ormai abbandonato. Ricordiamo dove ci troviamo. In provincia di Cuneo, le Alte Langhe, che sono il sud del Piemonte, è un territorio che è stato abbandonato praticamente da tanti anni con l'immigrazione del primo dopoguerra, la terra è diventata incolta la più parte, quindi... E mi sono trovato una casa che avevamo scelto per vivere. Ma è lei qui nella foto? È lei in questa foto? Dove? Sì, guardi, è lei? Riconosco la barba. Ah sì, sì, sì. Sta facendo le riparazioni. Sono le foto che avevo mandato io. Facendo le riparazioni. Ma è faticoso. No, però sentiamo come ha imparato. Non è faticoso. Allora, c'erano questa casa attorno, cioè c'erano dei muri da riparare perché era una casa diroccata, mancava il tetto.
e mancavano dei muri, e poi insomma l'abbiamo adattata, e poi c'erano anche dei terrazzamenti, dei muri di contenimento, di una stradina, di un terrazzamento, ed è lì che ho imparato a conoscere. Si è rimboccato le maniche. Sì. Però va detto, Vittorio, che questa arte antica, in effetti, diciamo, c'è una linea tra lei e chi l'ha preceduta. In fondo i monaci l'avevano insegnato alla gente del sì, posto perché nel la, zona nel, la zona dell'Alta Langa praticamente nel, verso l'anno 1000 ha iniziato il diffondersi del monachesimo. Il monachesimo è quello che ha portato anche la cultura della coltivazione della terra, mentre gli abitanti all'anno 1000 erano pastori o cacciatori, no? Quindi ha creato la stabilità e hanno iniziato, e siccome i terreni sono scoscesi, le colline sono scoscese, hanno importato questa tecnica, che è universale naturalmente, della costruzione dei muri a secco, no? Senta, Vittorio, ma la cosa più difficile secondo lei, e prima Arcangelo ci diceva che il lavoro di pazienza e di fatica è quello, insomma, di costruire questi muri, qual è diciamo, la difficoltà maggiore? È scegliere la pietra giusta, individuare le dimensioni, incastrarla nel modo giusto, qual è? Ma di per sé non ci sono delle difficoltà particolari, nel senso che tutti i contadini avevano, sapevano fare queste cose, questo muretto, alcuni più o meno tecnicamente abbastanza saggi, no? E non è che, la cosa è che è un lavoro di pazienza, perché è un lavoro di pazienza nel senso che i mattoni li hai lì, li prendi su un bancale, li metti su, ti costruisci un muro, o i blocchetti o il cemento armato. Invece le pietre devi sceglierle, no? Non è difficile scegliere, si scelgono con un criterio che vada bene. Noi abbiamo la fortuna, nell'Alta Langa sono pietre che sono naturalmente già squadrate, quindi ci sono solo pochi ritocchi da fare e secondo i diversi spessori è facile riuscire a seguire un piano, mentre magari nelle terre liguri o nella Valtellina o a Pantelleria le pietre sono senza forma, bisogna più o meno ridurle in qualche modo accessibile, no? E quindi di per sé questa pazienza, che è la pazienza di inizio, di apprendere, beh, poi diventa un'arte. Quindi si prende la mano poi. Beh, certo, come si dice, si prende la mano e si lavora anche bene, volentieri, senza fatica, è un lavoro meno e faticoso. E lei la mano l'ha presa talmente bene che ha ristrutturato l'eremo, così, no? Sì, ma poi più che altro altri paesaggi attorno, strade, terrazzamenti, ponti. Non si è più fermato? Beh, adesso mi sto fermando perché insomma ho finito un po' la carriera, però ecco, mi sono appassionato cominciando con questo lavoro della casa, e poi sono entrato in questa associazione, nella situazione internazionale della Pierre Sèche, e sono passato oltre la parte materiale anche quella intellettuale, no? Di convegni, di incontri, poi abbiamo fatto insieme con altre nazioni un piccolo trattato manuale per la manutenzione dei terrazzamenti, io ho fatto anche una collezione, un piccolo libro sulla pietra a secco in Alta Langa, insomma, ma sa com'è, magari che sono palline intellettuali. Io però aggiungo un altro aspetto, che è lo sguardo spirituale, no? Al quale lei tiene molto, perché di pietre si parla molto anche nelle Sacre Scritture. Allora, sì, c'è tutto questo aspetto, no? Che intanto, oltre che la Sacra Scrittura, la pietra è la pietra e la costruzione in pietra risale a chissà quanti millenni prima di Cristo, no? Ed è una cosa che è comune in tutta l'umanità, dalla Cina al Perù, all'Australia. Ma noi siamo più bravi. No? Noi siamo più bravi. No, non lo so, credo che in Perù erano migliori gli Incas che noi, sì, sicuramente. No? E quindi. Allora, poi nella scrittura c'è una cosa un po' misteriosa, almeno secondo me, no? Questo legame dell'uomo, forse, mettiamo che sia, come dire, centrato un po' nella storia del popolo di Israele, la montagna, la roccia, la pietra, che è qualcosa che ti richiama a Dio, all'assoluto, no? Proprio così. E quindi questo comandamento, no? Che c'è un ordine, che c'è, non mi ricordo più, Deuteronomio, non ti farai gli idoli di pietra, non vuol dire soltanto di farsi le statue ai pupazzi, la pietra è intoccabile, non la devi modellare. Io chiedo alla regia di mandarci l'immagine di prima, sì, di due ragazzi che si riposavano in una carriola, eccola qui. No, le faccio vedere questa immagine per chiederle se i ragazzi la stanno seguendo in quest'arte, l'hanno seguita o si riposano soltanto. Bellissima questa, non l'avevo notata. Beh, e guarda,
Li ha sfiniti. È stata una bella esperienza, no? Questa qui con i ragazzi, che abbiamo lanciata un po' proprio per avere un po' un aiuto, un sostegno durante le vacanze, ma durante il periodo in cui noi avevamo da fare queste riparazioni. Questa sulla destra è un muro di contenimento, c'è una stradina che raggiunge la casa. E abbiamo lanciato questa iniziativa con l'IBO, un'associazione internazionale di volontariato di vecchia data, di origini cattoliche addirittura. Tra poco io la interrompo, perché tra poco ne parliamo bene, perché qui vedrete, c'è anche, anzi sentirete, un'opportunità per i nostri figli, per i vostri nipoti, di volontariato internazionale, non solo nelle Langhe, insomma altrove, proprio con i muretti a secco. Però, siccome lei parlava della montagna, le sacre scritture, io vorrei fare intervenire anche Giusy, perché con lei ci spostiamo in Trentino e lì quest'arte è stata particolarmente importante nelle vostre montagne, le ha rese davvero abitabili, ha fatto sì che la terra rendesse. Certamente, sì. Per il Trentino poi, che è costituito da numerose vallate e quindi anche da pendii, l'attività di costruzione del muretto a secco è stata importantissima, perché ha permesso anche di ampliare la superficie coltivabile. E il muretto a secco ha proprio questa funzione di sostenere questi piccoli terrazzamenti per renderli pianeggianti e quindi coltivabili. Ecco, io so che lei definisce questi muretti, l'hanno fatto un po' tutti i nostri ospiti, manufatto della pazienza, e che ha scoperto proprio la bellezza dell'essere lì di fronte a guardarli, a contemplarli. Perché è bello, secondo lei, anche fermarsi, sostare un istante a contemplare quei manufatti? Perché l'attività di costruzione di un muretto a secco è veramente affascinante. Chi lo costruisce o chi lo restaura trasmette l'amore per la propria terra e l'amore per il territorio in cui vive. Diciamo che sta costruendo un manufatto che poi in qualche modo farà parte di quel territorio. E un territorio terrazzato ha un'importanza indescrivibile per quel territorio, crea bellezza e oltretutto arricchisce il paesaggio e fa sì che quell'ambiente diventi piacevole per la vivibilità delle persone che lo abitano. Senta De Pasquale, io adesso non è che la voglio mettere in difficoltà, perché lei, come ricordavamo, è la rappresentante dell'Alleanza del Paesaggio Terrazzato, ma è anche architetto. Allora, glielo chiedo da architetto, no? Qual è il muretto a secco a cui lei è più legata? Adesso non so... No, credo, gli altri si arrabbieranno. Sì, ma io sono di parte, sono palesemente di parte, lo dico sempre, perché quindi va bene. Chiaramente non esiste il muretto a secco mio, però ognuno ha il suo muretto a secco preferito, che chiaramente deriva dalle esperienze dell'infanzia. Io mi sono appassionata a questo argomento e poi è diventato il mio interesse professionale, perché ho avuto la fortuna di vivere gran parte della mia infanzia sull'isola di Pantelleria. E quindi per me è quello il muretto a secco. Ma c'è una tecnica particolare lì a Pantelleria? Allora, diciamo, ha detto Vittorio che le pietre sono più complicate di quelle delle Langhe. Assolutamente sì, loro sono facilitati, sono... allora, diciamo che... Non glielo dica così, che era già sfinito nella foto. No, no, ma no, non sembrava così sfinito, era sorridente. È consapevole. Allora, diciamo che i muretti a secco, abbiamo detto che sono tutti un po' diversi, però in realtà ci sono delle tecniche costruttive che si ripetono, che sono alla base della costruzione a secco. Si parte, come sempre, in cantiere dalla divisione delle pietre, quindi si dividono le pietre tra pietre grandi, medie e piccole, quindi la preparazione del cantiere. E si inizia la prima fase di questo cantiere primordiale, che è la costruzione del muro a secco, che è rappresentata da un solco, da un'incisione. Si fa quello che è la fondazione del muro. Qui, lì dipende, a Pantelleria un altro problema che abbiamo è che i versanti sono profondamente scoscesi, quindi per noi sono muri a secco che devono contenere dei terrazzamenti, anche quello, cioè la spinta del terreno. Faticaccio.
insomma, una faticaccia. Io... complicato, ma a parte di un paesaggio bellissimo. Esatto. Non so se siamo ancora, se siamo già pronti ad andare in Val d'Ossola, non so la regia che cosa ci dice. Non no, siamo pronti. Non siamo pronti, vabbè, ma nel frattempo noi abbiamo qua gli ospiti che ci occorrono, quindi io De Pasquale vorrei tornare al tema dei ragazzi, no? Massimiliano ha mostrato scherzosamente quella fotografia, no, quella in cui riposavano, quei ragazzi avevano lavorato giorni e se giorni. Se ce l'ha mandata allora, Padre Vittorio voleva dire qualcosa. Allora, è però diciamo un messaggio tu scherzavi no, sulla... no, no, sulla pausa. Allora, c'è un enorme patrimonio, questo l'abbiamo assodato, da veramente conservare e anche da tramandare. Il rischio è veramente, ed è un rischio che stiamo forse già correndo, se non corriamo ai ripari presto, quello di perderlo. Assolutamente sì. Come dicevo, il processo di erosione di questo paesaggio è in atto dagli anni 60-70, da quando abbiamo cominciato ad abbandonare le terre più difficili. E dopo 50 anni questi terrazzamenti non ce la fanno più, le pietre cadono, non sono raccolte e riposte sopra, e quindi il benessere di questo paesaggio non c'è più. I giovani stanno rispondendo molto bene, non so se... Adesso lo chiediamo Vittorio, rispondono bene i giovani, cioè vengono anche attraverso la grande organizzazione di volontariato internazionale, sì, che lei menzionava, ma vengono con che aspettative, che cosa si mettono a fare? Nel sono distrutti dalla fatica? Vengono soprattutto dall'estero, no? Sono campi internazionali chiaramente, e leggono e trovano questo progetto che sostanzialmente è una scuola di pietra secco, lo trovano su internet, e alcuni scelgono di venire, praticamente ci sono 15 giorni, due settimane, no? Con weekend libero, e scelgono di passare le loro vacanze in questo modo attivo, diciamo così, no? E quindi ragazzi, giovani di 18-25 anni più o meno, si interessano, intanto hanno già l'interesse di partenza, no? Quindi qualcuno si è documentato, oppure qualcuno ha chiesto ad altri che hanno fatto il campo nell'anno precedente, no? E poi vengono e all'inizio sono un po' lì spaesati, si spiega loro come funziona, come si parte, come si comincia, no? E poi si costruisce, e si, secondo me è una cosa abbastanza, a descriverla è molto semplice, no? Poi a metterla in pratica chiaramente ci vuole la pazienza di cercare le pietre che vanno bene, eccetera, ma questo un po'... Nel frattempo godono di un paesaggio meraviglioso. Sì, però intanto cominciano a conoscere l'ambiente. Dicevo, vengono dall'estero perché intanto nella Langa si è spopolata e quindi non ci sono più giovani, non ci sono più persone. Io una ventina d'anni fa, che avevo 50 anni, ero il più giovane che sapeva lavorare la pietra sulla Langa, il più giovane di me non ce n'era. Adesso qualcuno ha ricominciato, perché si comincia di nuovo un po' di interesse per il territorio, hanno visto attraverso restauri, attraverso persone che hanno cominciato a venire a riabitare in Langa, a restaurare delle case, e cominciano a scoprire che c'è un valore nella propria casa che magari era stata intonacata, trasformata e tutto, adesso la ripristinano perché ha una bellezza che Non è dei muri in sé, no? Dei muri, e immagino che sia un'esperienza che poi insomma anche e poi i giovani poi insieme fanno vita comune, socializzano, si conoscono. Abbiamo una varietà di nazioni, l'anno scorso c'era la Corea, la Russia, 300 km oltre Mosca, e altri giovani della Germania, un'esperienza umana davvero bella che sarebbe internazionale, stranamente molto, come dire, fraterna, insomma, sarebbe interessante coinvolgere anche più dei nostri ragazzi italiani, ripeto, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Allora io vorrei così far entrare in questo nostro studio anche gli ospiti che sono accanto al nostro Vito De Torre in Val d'Ossola. Allora Vito, intanto benvenuto, ci racconti dove sei e inizi a presentarceli questi ospiti. Sì, buon pomeriggio dal Piemonte, buon pomeriggio da Gesio. Siamo veramente vicinissimi, a due passi dalla Svizzera, che dista qui appena 20 minuti di macchina. Accanto a me c'è Maurizio, buon pomeriggio, benvenuta Siamo Noi. Buon pomeriggio, grazie. E alle nostre spalle questo bellissimo borgo che Maurizio insieme all'associazione Canova sta ricostruendo veramente pietra su pietra. Vediamo alle nostre spalle, ecco, i ragazzi che stanno costruendo i muretti a secco di cui abbiamo sentito parlare anche in studio. Sì, qui con l'associazione Canova ormai da qualche anno stiamo portando avanti l'idea di villaggio laboratorio,
ovvero un luogo dove poter dare nuovamente vita agli edifici che ci sono presenti e sono edifici medievali, e lo facciamo attraverso l'organizzazione di attività di studio, di ricerca in collaborazione con università italiane e straniere. Maurizio, questo bellissimo borgo, mi dicevi, nell'Ottocento è stato completamente abbandonato, è costruito con la pietra del posto, e voi lo state proprio rimettendo in piedi, è il caso di dire. Sì, in effetti siamo molto interessati alle tecniche tradizionali, sia per quanto riguarda gli edifici in sé, ma per quanto riguarda ovviamente anche il contesto terrazzato che sta attorno ad ogni singolo villaggio, che si è sviluppato nei secoli proprio a servizio dell'agricoltura e degli edifici. Come si costruisce un muretto a secco? Ecco, vediamo alle nostre spalle i ragazzi che continuano nel loro lavoro. La tecnica di per sé è semplice, ovviamente varia a seconda del tipo di materiale a disposizione. Noi qui siamo in Val d'Ossola, abbiamo un massiccio gnaissico e quindi una pietra metamorfica, si prepara uno scavo di fondazione e dopodiché si erige il muro contro montagna facendo attenzione ad alcuni dettagli, tra questi ovviamente l'inclinazione del muro e il posizionamento di ogni singola pietra. Si mettono sotto prima le pietre piccole, poi diciamo a crescere le pietre più grandi, e poi questa tecnica secolare, chi ve l'ha insegnata? Sì, sicuramente bisogna iniziare con le pietre di fondamenta e poi via via proseguire con l'erezione del muro. Ovviamente dipende molto dalla disponibilità del materiale in loco. Questa è una tecnica che si è tramandata per secoli e che in realtà oggi stiamo cercando di recuperare, perché è dimostrazione, basta guardarci attorno, dimostrazione che ci sono chilometri di terrazzamenti che oggi sono stati abbandonati, che però ancora esistono e funzionano. Quindi noi diciamo, perché no, possiamo riprenderla e portarla avanti verso il futuro. Il muretto a secco a cosa serve? Perché qui noi siamo proprio in cima ad una collina, terreni con grande pendenza, il muretto a secco a cosa serve? Ma brevemente le motivazioni sono principalmente due. Una è quella di bonifica del terreno dal pietrame, e due è quella di rendere coltivabile, quindi pianeggiante, un terreno montagnoso, collinare, che per sua natura non lo è. Quindi si costruiscono questi terrazzamenti. Ecco, tra una pietra e l'altra non c'è malta, non c'è cemento, come se le pietre fossero incastrate l'una con l'altra, e questo serve a contenere il terreno, cioè è la migliore, come dire, forma di prevenzione contro il dissesto idrogeologico, è così? Assolutamente sì, ha questo grande vantaggio il fatto di non utilizzare il legante, quindi la calce o il cemento, al vantaggio di permettere il deflusso dell'acqua tra le pietre, quindi ridurre la spinta a monte del terrazzamento. E ovviamente, vista l'imponenza dei terrazzamenti che ci sono nei versanti montani, permettono un buon utilizzo, una buona funzione per quanto riguarda l'assetto idrogeologico del versante. Maurizio, ecco, quando sei arrivato qui mi hai detto qualche anno fa era pieno di rovi, le case totalmente diroccate, ma chi te l'ha fatto fare? Guarda, hai proprio colto nel segno, perché ritengo che uno degli elementi che ruotano attorno al recupero nel futuro dei paesaggi terrazzati in Ossola e altrove sta proprio nella capacità che avrà la società nel futuro di riappropriarsi di quelle terre che sono state abbandonate in passato. Se questo avverrà, se il ruolo di calamita delle aree metropolitane andrà diminuendo, allora avrà senso fare quello che io 7 anni fa ho deciso di fare assieme alla mia compagna Paola, e quindi intraprendere un percorso di qualità di vita da una parte e di recupero dell'ambiente dall'altra. Non l'abbiamo detto, ma per arrivare qui bisogna percorrere un sentiero a piedi, non è facile, ma sicuramente ne vale davvero la pena. Una ragazza che ha fatto la tesi su questo posto ci ha fatto notare che la distanza dal parcheggio a dove abitiamo noi è minore della distanza dalla piazza del Duomo, quindi a volte percorrere un sentiero all'interno del bosco ci può dare alcune sensazioni, però realmente è molto più accessibile rispetto a tanti altri posti. Maurizio, in bocca al lupo. Crepi.
è tutto qui da Gesio, Gesh in dialetto, a voi. Allora, ringraziamo il nostro Vito De Torre per il servizio che ci ha realizzato, per queste curiosità che ci ha raccontato. Io però voglio andare a Meano, perché anche lì c'è un progetto che coinvolge i giovani, no? Sì. Come avviene? Come li coinvolgete? Come ci riuscite? Ecco, noi come Proloquo abbiamo avviato da qualche anno un'attività di formazione per la costruzione di muretti a secco e anche per la conservazione dei muretti a secco. E questi percorsi, diciamo, pratici vengono tenuti da dei bravi mastri tecnici, appunto, della costruzione di muretta secca, di pietra, e sono frequentati da numerosi giovani che sono, si appassionano, sono molto sensibili a quello che è la salvaguardia dell'ambiente. Perché proprio il muretto a secco rappresenta un importante elemento per la biodiversità del territorio. Ecco, questo l'abbiamo sentito anche ripetere. Un altro corso per la costruzione dei muretti a secco si è tenuto domenica scorsa proprio in un'altra regione italiana, in Liguria. Ci è stato detto che anche lì le pietre non sono semplici, più precisamente nel borgo di Pentema, in provincia di Genova. Noi siamo andati a curiosare e insomma abbiamo trovato quello che adesso vedrete. Ebbene, Pentema dicevano che è l'ultimo paese creato dal Signore, però è il paese più vivo. Ho detto, spieghiamo come facevano quei muri a secco lì, puliamoli bene. Ho imparato dai vecchi, è una tecnica molto semplice per poter ricavare dei terreni da coltivare, quindi non è un lavoro per esperti, è un lavoro per tutti. Ogni metro che si sale si rientra di 10 cm in modo che la spinta statica sia ben contrastata. Ha un'utilità sul territorio questa iniziativa, perché appunto uniamo le due cose di insegnare a persone che vogliono imparare e facendo costruire dei muretti a secco dove servono. È una bella iniziativa, ce ne vorrebbero altre di questo genere qui, perché muri da ripristinare ce ne sono parecchi, ecco. E ora loro fanno questo intorno al paese, ecco. Però poi ci sono le mulattiere che sono in condizioni di abbandono. Ecco. I miei bisnonni erano di qua, quindi mi sembra di tornare un po' al passato a dare una mano per imparare qualcosa di nuovo che sia utile. Per me è stato un po' mettermi in gioco, provare a fare una cosa che teoricamente si dice solo per uomini. Invece ho visto che siamo state utili comunque. Qui c'erano dei muri in procinto di crollare, sono stati scelti appositamente perché avessero anche un'utilità pubblica, ecco, attraverso tutto il paese questo piccolo viotto. Se non ci fosse stata questa attività, questi passaggi qua sarebbero magari dismessi o poco utilizzati. Prima di tutto si tiene viva una tradizione. Questa gente qui per recuperare un pezzettino di terreno non ha fatto tanta fatica, cioè, vede delle pietre che sono 2 metri per 1, come mai, come hanno fatto a portare lì? C'era tutta una tecnica, e quindi è una cultura che è necessario che non vada persa, e quindi è necessario che i vecchi trasmettano e che ci siano dei giovani che amano e quindi facciano proprio queste tradizioni. Arcangelo, abbiamo detto che lei ha insegnato greco, latino, però ha cominciato aiutando suo padre proprio con i muretti di cui stiamo parlando. Adesso che è in pensione sta cercando di trasmettere un po' di tutto questo ai ragazzi? Oddio, i ragazzi intesi come alunni li ho lasciati una 20ina d'anni fa. Ma oggi le giovani generazioni, gli racconta cos'era? Sì, lo racconto, sembrerà strano, ma voglio dirlo. Perché di solito se ne parla male, scrivendo su Facebook. Ah, invece è bello sapere, io insomma, che ha scelto di comunicare con loro. Ho scritto anni fa una storia del mio paese. E non in greco. No, io ho insegnato italiano e latino, ma a parte questo, ho narrato la storia soprattutto dell'attività amministrativa e in particolare puntando sugli statuti antichi. I nostri statuti antichi in latino sono del 1327. E descrivono tutti i comportamenti sul territorio agricolo pastorale, una cosa importantissima. Bene,
20 anni fa scrissi questo libro, adesso ho pensato di darne su Facebook un pezzettino alla volta. Delle pillole, la seguono ragazzi? E ho l'impressione che stiano leggendo finalmente questo libro che probabilmente per 20 anni era rimasto lì. Ma hai visto un po'? Questo ci fa piacere. L'uso dei social quanto è importante. Senta, devo dire che c'è in loco questa cooperativa della Carboncella che è veramente molto attiva sotto questo profilo, la perché tiene rapporti sia con diciamo, gli ambienti e con le istituzioni, sia con la scuola, sia con FAI, con la FAO. Per alimentare appunto, tramandare anche di generazione in generazione. Io penso che siano, mi permetto di dire soltanto una cosa, sono dei 40-50enni che in questo modo tentano di recuperare all'amore della terra anche i loro figli, che probabilmente è un tema che ne sono molto lontani. Stavamo parlando prima. Però De Pasquale, allora, diventeranno o non diventeranno i muretti a secco patrimonio immateriale dell'umanità? Io sono ottimista, però ci serve soltanto di incrociare le dita. La candidatura è arrivata, è una candidatura transnazionale, significa che il capofila è Cipro e Grecia, e ha coinvolto l'Italia insieme alla Francia, alla Spagna, alla Croazia, quindi è un lavoro molto grande. È arrivato a Parigi e fine 2018 dovremmo saperlo. Allora, in bocca al lupo, siamo noi, ha fatto la sua parte in questo, nel sostenerla. Bravi, grazie bravi, a tutti bravi. I nostri ospiti. Grazie davvero. Allora, noi torniamo tra pochissimo, ci occuperemo di cucina da un punto di vista tutto diverso, Massimiliano. Ragioneremo sulle pentole giuste. E con te sarà facilissimo. Sì, io avrò tutto da imparare oggi. E con te sarà facilissimo. Ma non da te, eh? Alluminio, ceramica, teflon, coccio, ghisa, silicone, la scelta è fondamentale. A tra poco, ci rivediamo dopo la pubblicità. Certezze nella vita, cara Gabriella. Però una di queste è che siamo noi italiani buongustai, ma spesso anche ottimi cuochi. Però nello stesso tempo c'è da dire che è troppo facile dire tutti ai fornelli. Facilissimo, caro Massimiliano, facile. Perché l'arte culinaria è la somma di tante competenze diverse. Cioè bisogna saper scegliere i giusti ingredienti, capire un po' gli abbinamenti, riconoscere i tempi di cottura, perché insomma non ci sono sempre gli stessi tempi di cottura, Massimiliano. Non soltanto questo, è importante anche scegliere gli attrezzi giusti. Tu sai che esistono le padelle, esistono le pentole, non sapevo. E noi di questo cercheremo. Stavo per chiederti lui. No, imparerai molto in questa trasmissione. Chissà, e quale dovremmo scegliere e utilizzare al meglio per appunto fare poi un prodotto che sia un prodotto buono? Allora, questa domanda non la giro a te, tu non la puoi girare a me, per fortuna abbiamo i nostri ospiti qui, cui do il benvenuto. Benvenuta Valentina Antoniozzi, dietista, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Dietologi, l'ANDID, questo è il nome dell'associazione. Dietisti. Ecco, e ha pubblicato La guida alla scelta dei materiali per la cottura degli alimenti. Oggi lei è qui per spiegarci tutti i trucchi, accanto a lei, ben arrivato, Pietro. Grazie. Calandra, dell'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del CNR, e qui la faccenda si fa complessa, a lui il compito di metterci in guardia da eventuali materiali pericolosi e sostanze che possono essere nocive per la nostra salute. Allora, cara Valentina, partiamo dall'ABC, perché mi pare di aver capito che non tutte le pentole e non tutte le padelle sono uguali. Assolutamente. Ogni padella, ogni pentola è fatta naturalmente con un materiale diverso e i materiali si possono sposare con la cottura e la preparazione di alimenti diversi, quindi in base a quello che noi vogliamo cucinare sarebbe utile e importante scegliere quello che è lo strumento più adatto. Quindi il primo abbinamento lo facciamo in base alle pietanze che vogliamo assolutamente cucinare. Assolutamente, e al metodo di cottura che vogliamo utilizzare, quindi è logico che è differente lo strumento che utilizzeremo se dobbiamo fare una frittura piuttosto che un qualcosa alla piastra, piuttosto che bollire un alimento. Anche sui materiali usati, caro Calandra, non c'è uguaglianza, no? Perché bisogna stare attenti anche lì. A proposito di salute. Assolutamente, ci sono tantissimi materiali in commercio, ma proprio per questo ogni materiale è specifico per un tipo di cottura. Si va dal rame, bellissimo, padelle d'alluminio, fino ai materiali refrattari. Ecco, ognuno di questi ha una conducibilità termica, quindi una capacità di scaldare il cibo in maniera differente.
si figuri che l'alluminio ha una capacità termica, diciamo dei numeri, di quasi 300 watt su secondo Kelvin, mentre i refrattari 1000 volte meno. Insomma, quindi le differenze sono sostanziali. Lei ci ha fatto già l'elenco, tra poco andremo un po' più nei dettagli. Nel frattempo vi interpelliamo perché insomma oggi avete l'opportunità di fare tutte le domande o magari se avete da condividere qualcosa, qualche segreto vostro, perché no? Simone. Eh sì, oggi vogliamo scoprire con cosa cucinate normalmente. Utilizzate i vecchi materiali dei nonni come rame o ghisa oppure spadellate con teflon e alluminio? Fatecelo sapere, ma siamo pronti anche ad accogliere tutti i vostri dubbi. Quindi se avete delle perplessità su una padella che avete acquistato, vi hanno regalato, oppure se volete fare semplici domande, noi siamo pronti ad ascoltarvi. 822 88 96, questo è il numero per lasciare un messaggio in segreteria, oppure se volete potete mandarci una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete scriverci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciare un tweet a @siamonoitv2000 e vi ricordo che potete anche seguirci in streaming scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Bene Simone, allora partendo dal suggerimento degli amici del CNR, iniziamo proprio con l'alluminio, no? Che si usa tanto nelle cucine, anche in quelle professionali. Che cosa possiamo dire al riguardo? Quando acquistiamo una pentola di alluminio, a cosa dobbiamo stare attenti? Allora, diciamo che non tutte le pentole d'alluminio sono uguali, quindi quello che va a, il punto su cui va posta attenzione è sicuramente il fondo. Una pentola di alluminio con un fondo più spesso sicuramente ci può garantire una cottura migliore e anche una miglior distribuzione del calore nell'alimento. Mentre se lo strato è molto sottile, naturalmente, essendo un materiale ad alta conducibilità, è più probabile che l'alimento verrà bruciato. E infatti spesso anche questo tipo di padelle vengono ricoperte con lo strato in teflon proprio per aiutare e diciamo aiutarci a realizzare delle cotture anche utilizzando delle quantità di condimento più limitate, visto che oggi la dieta è diciamo al centro della nostra vita, naturalmente, esattamente. Possiamo ridurre, ma dal suo punto di vista, Calandra, un po' più strettamente scientifico, come valutiamo la scelta dell'alluminio? Dunque, l'alluminio è un materiale eccezionale, già l'ha anticipato la dottoressa. Quindi l'abbiamo promosso, anche sicuramente. Da questo, sotto questo profilo. C'è da porre però un po' di attenzione nella cottura dei cibi, perché è un materiale che può rilasciare degli ioni alluminio che sono sotto inchiesta per causare l'Alzheimer. Sì. Quindi diciamo che bisogna evitare cibi acidi, per esempio la salsa di pomodoro, è un'esposizione lunga. Ora, attenzione, è chiaro che non ha alcuna colpa la nostra padella d'alluminio, la colpa sta nell'uso eccessivo, smodato, quindi cucinare sempre lo stesso alimento acido, sempre sullo stesso tipo di padella. Ecco, un po' di varietà ci toglie ogni problema, tutto qua. Cerca di variare. No, nel senso, il pomodoro non va bene, la salsa di pomodoro nell'alluminio, insomma questo mi pare è un alimento acido e più degli altri può catturare questi ioni, però siamo sempre là. Ecco, una salsa ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno, problema. È la lunga esposizione, quindi cucinare sempre la stessa salsa con gli stessi utensili, questo però, da evitare. Ecco, sappiamo che, senza fare diciamo naturalmente inutile l'allarmismo, che lei suggerisce, ama suggerire un po' di attenzione quando utilizziamo le vaschette e i fogli di alluminio, che insomma sono ampiamente utilizzati nelle cucine, per la conservazione dei prodotti. Perché? Rischiamo qualcosa? I fogli di alluminio in genere sono passivati, cioè hanno un piccolissimo strato, un sottissimo strato di ossido che quindi evita il diretto contatto dell'alimento, ma questo succede anche nella padella. Il fatto è che la padella viene scaldata, quindi più facilmente questi ioni possono essere catturati, mentre generalmente il foglio di alluminio riveste l'alimento e si mette in frigo, quindi a temperature più basse questo processo è molto più lento, quindi diciamo che sono sicuri. Dai. Ecco, si parlava di un rivestimento antiaderente, il teflon, no? Lì siamo tranquilli o è un materiale controverso? È stato controverso, ma siamo tranquilli, perché è un materiale dall'eccezionale inerzia chimica, quindi non rilascia, non reagisce e quindi siamo tranquilli. Ha però delle performance meccaniche un po' meno buone, quindi significa che si stacca facilmente e quindi significa che se prendiamo una padella di bassa fattura dopo un poco siamo costretti a sostituirla. Ma è un materiale un po' scadente. Ecco, ma a quel se punto, si stacca, che succede? Dipende dalla fattura. Se si stacca non succede niente, semplicemente non è più antiaderente e quindi dobbiamo cambiarla. Ma c'è anche un modo di pulirle queste pentole? Queste assolutamente padelle? Io suggerisco, ma non solo per quelle rivestite in teflon, per tutti i materiali in generale,
evitiamo di graffiarli. Quindi niente di abrasivo. Niente di abrasivo, pulizia dolce. Scateniamo qualche... No. Graffiando il teflon lo asportiamo e la padella non è più antiaderente, quindi perde la funzione per cui è stata comprata. Ma non fa male alla salute cucinare. Il teflon no, è stato dibattuto, ha un'inerzia chimica unica per cui anche se ingerito non fa grossi. Nel frattempo abbiamo messo a fuoco, ho capito che Massimiliano a casa sua, quello ha detto alla pulizia delle pentole, delle padelle. È importante sapere. Allora, poi c'è l'acciaio. Sì, io allora, lo faccio come però. Possiamo utilizzare al meglio il pentolone d'acciaio? In che circostanze? L'acciaio diciamo che è meno pratico prima di tutto per il peso, perché sappiamo bene che sono pentole più difficili da maneggiare e la conducibilità del calore è sicuramente più bassa. Solitamente l'acciaio lo possiamo suggerire per bollire gli alimenti, infatti diciamo che è un po' la tipica, la pasta, esattamente la tipica pentola che possiamo bollire la pasta oppure anche delle verdure naturalmente, quindi tutto quello che comporta l'utilizzo dell'acqua, perché comunque diciamo tende a mantenere anche il calore senza surriscaldare la temperatura. Sull'acciaio? Lo consiglio assolutamente. Va per bene. I piani ad induzione. Il piano di induzione è magnifico, non ci sono fiamme libere, c'è un risparmio energetico, servono utensili di acciaio che sono, a mio avviso, anche belli esteticamente, sono molto robusti, sono un po' più pesanti, ma, cosa che tengo a precisare, un ottimo compromesso tra i materiali altamente conduttivi come l'alluminio e il rame e quelli ceramici che sono più adatti per le cotture lunghe. È un ottimo compromesso e quindi lo consiglio. Ha detto rame, perché dottoressa le pentole, le parole magiche, in rame sono quelle, le nonne, delle bisnonne, sono bellissime. Sì. Possiamo utilizzarle se scegliamo di farlo, come possiamo sfruttarle al meglio? Allora, il rame non è molto utilizzato. Prima di tutto per il costo, perché naturalmente sono un po' delle padelle di elite, se vogliamo. Venivano probabilmente utilizzate più in passato, se pensiamo per esempio a paglioli per la polenta, questo può essere un esempio. Oggi possono essere tranquillamente utilizzate, anche queste per cui, a volte. Per quali cibi, per esempio? Per dei cibi a lunga cottura, per esempio dei brasati, oppure anche dei risotti, delle polente, appunto. Quindi tutti quegli alimenti la cui preparazione richiede una tempistica abbastanza lunga, diciamo. Allora, le terracotte. Sì. Anche quelle vanno nominato Calandra. Un bel ovetto nella terracotta non viene bene. Belle anche da vedere le terracotte, belle per servire il piatto a tavola. Ci sono solamente alcune attenzioni che dobbiamo fare, soprattutto quando compriamo inizialmente un recipiente di terracotta, perché queste vanno. Anche una bella zuppetta. Assolutamente i legumi, le minestre, assolutamente questi sono dei contenitori degli utensili eccellenti. Però prima di utilizzarle vanno immerse per almeno 12 ore in acqua fredda la prima volta, perché devono ripristinare la porosità che è stata tolta. Solo la prima volta. È un accorgimento importante. La prima volta e anche successivamente, diciamo che la terracotta teme moltissimo gli shock termici, sia in senso di alte temperature che basse temperature. Quindi non dovremmo, per esempio, mai mettere la terracotta a contatto diretto con la fiamma, ma usare degli spargifiamma. Attenzione a tutto questo, sicuramente i nostri telespettatori ne sanno più di me e di Massimiliano. Simone? Sì, però c'è una domanda che ci arriva da Maria. Qual è il materiale migliore e meno nocivo per cuocere il pomodoro? D'oro e più precisamente una matriciana? Ah, sul pomodoro li abbiamo colpiti. L'alluminio abbiamo detto Calandra. No. Va bene qualunque materiale, eviterei giusto l'alluminio, tutto qua. Per il resto regolatevi liberamente. Senta, come rame terracotta come siamo messi? Non sono agli opposti. Il rame estremamente conduttivo va benissimo per piatti veloci. La terracotta invece è un materiale refrattario che ha una conducibilità inferiore a un watt su un metro Kelvin, significa più di 1000 volte più bassa di quella del rame, quindi per scaldarlo c'è bisogno di parecchio tempo e anche per raffreddarlo. Ecco, tanto però tempo. Lei che non conosce Massimiliano non sa che non le domandava dell'efficacia, ma voleva sapere se per la salute vanno bene. Sì, sono dei materiali inerti assolutamente, la petrolare, materiali tutti, ceramici. Quindi sono puoi tutti usare materiali. Liberamente nella tua cucina il rame. Ma io già lo faccio da tempo. Il rame, certo. Cucina la polenta nel rame. Ci sono anche degli organismi che naturalmente monitorano la sicurezza, insomma, di tutti quanti i materiali che vengono. C'è l'EFSA sicuramente, che è uno dei principali organismi che vanno proprio a studiare e monitorare la non nocività alimentare per il nostro organismo, assolutamente. Senta, ma dunque, la ghisa è tornata di moda,
Per quale motivo? Nel senso che è abbastanza costosa la ghisa, è una spesa che vale la pena affrontare? Guardi, è un tipo di materiale sicuramente valido, soprattutto le piastre, se pensiamo alle piastre in ghisa che possono essere sfruttate per cucinare per esempio delle carni o del pesce o anche delle verdure, se pensiamo senza utilizzare condimento fondamentalmente. E un po' la parente della piastra in ghisa è la famosa pietra ollare, che adesso va molto molto di moda, soprattutto nei ristoranti, proprio perché sono quegli strumenti che permettono comunque di diciamo decidere quella che è il grado di cottura del nostro alimento e ci permettono soprattutto di cucinare senza grassi aggiunti. Ecco, la piastra è importante, Calandra, no? E anche la pietra ollare è un rimedio, perché quando poi vai a cucinare la carne su queste piastre si creano quelle crosticine nere che insomma non so se fanno benissimo. Molto controverse. È molto controverso. Quelle sono quelle caratteristiche sostanze che vengono fuori da delle reazioni che si scatenano a 120-140 gradi tra amminoacidi e zuccheri, sono le famose reazioni di Maillard, per cui si formano questi composti con questo profumo accattivante di carne arrostita. Che sono buone. Cioè non che, è che sono buone. Diciamo che gli effetti benefici di una buona fetta di carne in questo modo probabilmente compensa quel fatto che a lungo andare è meglio evitare un uso così frequente. Ecco. Non è un metodo di cottura da consigliare frequentemente, ecco, sicuramente. E anche questo vale la pena sottolinearlo. Chi ama cucinare per esempio i dolci e si ritrova degli stampi di silicone di tutte le forme meravigliosi. Va bene? Va benissimo il silicone. L'unica dobbiamo imburrare, infarinare, no, non c'è bisogno. No, perché c'è proprio questo particolare materiale che ci permette, una volta che tiriamo fuori il nostro dolce, di staccarlo facilmente. L'unica attenzione che dobbiamo fare, soprattutto quando viene utilizzato per la prima volta, è lavarlo in lavastoviglie, perché così vengono, diciamo, a perdersi quegli eccessi di silicone che potrebbero ancora trovarsi sulla una superficie. Una volta sola, il silicone è sicuro. La prima volta. È sicuro. Ed è questo un esempio di quello che può fare il progresso. È un materiale assolutamente recente, nuovo, con la giusta precauzione è assolutamente innocuo, è praticissimo, oltre che anche economico. E insomma, abbiamo dato dei consigli utili, speriamo. Per chi cucina. Ci abbiamo provato. Cucinano, i dolci, me, io ho acquisito l'informazione e che siamo pensavo. Rimasti lì, però. Grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie, 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 grazie. Ma di viaggine stiamo per fare un altro, alla ricerca dei protagonisti del bene comune, cara mia. E sì, caro Massimiliano, qui dentro oggi ci daremo da fare, e ci daremo da fare, uso anche il plurale, per mostrarvi come davvero, anche cucinando, quindi insomma restiamo in tema, si può fare molto con e per gli altri. A tra pochissimo, qui in studio. Bentornati a Siamo Noi. Allora, oggi vedrete, non resteremo con le mani in mano, prepareremo un piatto freddo, una ceviche, un piatto sudamericano, e a questo proposito faccio entrare il nostro ospite Edoardo Todeschini, perché ha una bella storia da raccontarci. Edoardo, ben arrivato. Allora, Edoardo, chef, proprietario del ristorante Rob de Matt di Milano, ci racconterà tra breve che progetto è il suo. Intanto ci spiega che cosa vuole preparare con noi. Va bene, allora, questo è un ceviche, che è un piatto ceviche. Un ceviche. Partiamo dagli ingredienti, quindi. Che è un piatto sudamericano, come hai detto tu. E noi l'abbiamo un attimo riattualizzato e modificato con un po' delle sfumature mediterranee. Allora, l'hai rivisitato, l'avete rivisitato. Esatto. Allora, che cosa serve per preparare le ceviche? Allora, serve sicuramente del pesce freschissimo. Che pesce hai portato? In questo caso un'orata, ma va benissimo anche un branzino, un'ombrina. Ad esempio noi usiamo spesso l'ombrina nel nostro ristorante. E degli agrumi. Del coriandolo, il rocoto, che è un peperoncino peruviano abbastanza forte, ma anche con delle sfumature dolci, dalle cetosella rossa, che è un'insalata che si può coltivare ma si trova anche in natura. Nei negozi anche. No, ma anche così anche nei prati, tranquillamente. Possiamo sì. coglierla. Esatto. Ad esempio io nel mio giardino mi cresce spontanea. Quindi insomma... E della patata dolce, prezzemolo, coriandolo, mais peruviano e appunto degli agrumi con cui facciamo la nostra salsa. E vediamo le fasi di preparazione. Allora, vediamo rapidamente le fasi di preparazione, perché poi vogliamo raccontare la tua storia. Esatto, è un piatto, come hai detto, freddo, un piatto a base di pesce crudo che viene lasciato però a, diciamo, marinare con un po' di sale per avere un po' di consistenza. Frulliamo i nostri agrumi con...
il rocoto, il coriandolo e anche del pesce, ad esempio la parte di scarto, una volta che abbiamo ricavato i nostri due filetti, un po' di parte di scarto, mm-hmm. la frulliamo assieme, lo versiamo sopra il pesce, lo facciamo marinare con gli agrumi per... È una sorta di carpaccio. Esatto, per qualche minuto. Mm-hmm. La grossa differenza rispetto al piatto sudamericano è che questa salsa, che si chiama lecce di tigre, perché appunto è piccante, è forte come una tigre, diciamo, in Perù e anche in altri paesi del Sud America la cuociono, io invece appunto uso gli agrumi per cuocere il pesce. E così ci hai spiegato le varie fasi, ma è vero che tu questa passione l'hai ereditata dalle nonne? Sì, è vero, perché mia mamma lavorava tanto, era poco in casa, quindi non poteva dedicarsi tanto alla cucina, e quindi venivo spedito dalle nonne. E quindi hai avuto questo privilegio di imparare da loro. Che cosa hai esattamente imparato da loro? Qual è il segreto della loro cucina? Ma la pazienza, guarda, la pazienza, la voglia proprio di dedicarsi anche a dei piatti molto semplici. Le mie nonne facevano spesso gli gnocchi fatti in casa, ad esempio. Gnocchi fatti in casa. Cosa che si è persa assolutamente in questi... Meraviglia. Però tu, malgrado questi buonissimi inizi, hai fatto altro, a un certo punto ti sei laureato in storia. Sì. Quando è che, insomma, hai cambiato strada, percorso, hai deciso che no, saresti diventato, volevi diventare un cuoco? Ma a dire la verità, molto per caso, perché appunto ho fatto il liceo classico prima e poi sono laureato in storia, e per avere quei piccoli vizi, per mantenersi, ho cominciato a lavorare, prima come cameriere e poi... In cucina, e poi le vicissitudini, insomma, mi hanno portato ad essere un cuoco. Allora, io ripeto, tu correggimi se insomma, ho appuntato qualcosa, pesce. Vai. Che può essere orata, ombrina, i vari elementi che compongono la tua ceviche, patata dolce, un pesce mediterraneo, semi di mais, esatto. peperoncino, esatto. insalata, arance, limone, coriandolo. Esatto, giusto? È molto semplice. Dopodiché, insomma, bisogna vedere quanto siamo bravi, perché sicuramente tu lo sai di più, andiamo a sederci agli sgabelli così che tu ci racconti la tua storia. Allora, abbiamo imparato una ricetta nuova, tu hai studiato cucina, perché questa insomma è una ricetta, immagino, fatta da te, a questo un sapore tutto particolare, cucina e management, alla scuola di Gualtiero Marchesi, sì. uno degli chef italiani più noti, anche un luogo bellissimo quella scuola, lui è stato il fondatore della nuova cucina italiana. Che cos'è? Qual è la lezione più importante che hai preso lì? Ma allora, io ho fatto management lì all'Alma, e sicuramente anche lì tanta, tanta passione per quasi una forma d'arte e comunque un grosso pezzo della cultura italiana, quindi quello è stato molto l'input che mi hanno dato. Senti, dal 2014, forte probabilmente della pazienza che ti hanno trasmesso le tue nonne, hai iniziato a insegnare cucina ai ragazzi con disagio psichico. Esatto. Perché hai fatto questa scelta? Mi sono proposto tramite dei contatti a una fondazione, la Fondazione Bertini, che fa reinserimento lavorativo appunto per utenze psichiche, e il lavoro mi è piaciuto veramente subito tantissimo, perché vedevo in questi ragazzi che magari uscivano dalla comunità dove stavano magari anche rinchiusi e non proprio nelle migliori condizioni a passare il loro tempo, cioè sia per noia sia comunque per problematiche loro, in quei 4 ore di corso davano tutto loro, avevano un'attenzione, una voglia di fare incredibile. Questo mi è piaciuto veramente tanto. E quindi non ti sei più fermato? Sì, lì mi sono detto, ma perché non fare solo formazione, ma apriamo un ristorante dove oltre alla formazione poi i ragazzi... Che sia una possibilità di inclusione, di autonomia. Avere un reinserimento in loco, esatto. E tu ci sei arrivato attraverso un percorso ricco anche professionale, perché collaboravi con una rivista di cucina, curavi degli eventi con cuochi stellati. La Fondazione Bertini è quella con cui collabori, hai detto? No, collaboravo adesso. Oggi qual è la Fondazione Bertini? Allora, adesso abbiamo creato questa associazione che si chiama Rob de Mat, che in dialetto milanese vuol dire cose da pazzi.
e abbiamo uno spazio che ci offrono un'altra fondazione che si chiama Amico Charlie Onlus. È uno spazio bellissimo, anche perché abbiamo 700 metri quadri di giardino. 700 metri quadri di giardino, sì. Quindi insomma anche all'aperto, sì, potete ospitare, sì, i clienti. Avete inaugurato il 7 aprile di quest'anno, quindi insomma siete giovanissimi. Come è composto il vostro staff? Quanti ragazzi con disagio psichico lavorano con voi? Allora, per il momento abbiamo fatto 3 inserimenti e ne sono previsti a partire dalle prossime 2 settimane altri 3. Allora, 2. Per arrivare a pieno regime, quanti vorresti? E allora, lì bisogna fare un discorso su quante borse lavoro. Sono 6. Per ora saranno 6. Poi bisogna vedere. Che è molto bello. Grazie. E bisogna vedere poi a quante borse lavoro accederemo, perché comunque è sempre una questione di avere borse lavoro. Però per il momento sono 6. Quei, sì, ragazzi sono molto felici. Le cose come stanno andando? Molto bene. Molto bene. I clienti che dicono, sono soddisfatti? Sì, i clienti stanno recependo nella maniera giusta il messaggio che volevamo dare, che la diversità è una forza e non un blocco, e quindi questo miscuglio di persone cosiddette normali e invece con i miei utenti è una roba che viene molto, molto naturale. C'è stato un momento in cui tu, guardandoli all'opera dentro il ristorante che è appena aperto, hai detto: questo mi rende davvero felice, una scena, qualcosa, il rapporto con uno di loro, con un cliente? Ma l'altro giorno, vedendo Stefano e Maria, che sono 2 ragazzi che, con cui ho fatto prima il corso in Fondazione Bertini gli anni scorsi e diciamo li ho portati a Rob de Mat, mi sono proprio sentito felice di quello che stavo facendo, perché vedevo veramente dei progressi enormi che hanno fatto da quando li ho presi, che a cucina erano 0, avevano solo molta passione e basta, e vederli preparare un catering solo loro 2 è stato proprio molto bello. Proprio che la strada che ha imboccato è quella giusta. E allora le nostre telecamere sono venute da voi, sono venute a trovarvi, sono venute a guardare, a curiosare in cucina, anche per raccogliere le storie, insomma le idee di chi con questo progetto sta ricevendo una grande possibilità. Vediamo. Questa occasione è caduta a pennello, perché mi è venuta questa passione l'estate scorsa e verso fine novembre, inizio dicembre è capitata questa cosa del corso e mi sono detta: vabbè, proviamoci, perché comunque volevo imparare a cucinare, quindi mi sono detta: proviamoci. Poi c'è stata anche questa opportunità di lavorare qui, mi sono detta: ancora meglio. Sto lavorando e sto imparando a cucinare, quindi 2 cose che si uniscono perfettamente. Beh, è ancora troppo presto per parlare se voglio diventare o meno una chef. Sicuramente mi piace come si imparano nuove cose, magari anche delle cose più semplici. Se poi torni a casa e lo dici ai tuoi genitori, ti dicono: ma questo non lo sapevo. Qui si lavora bene. Io ho un'idea tutta mia del lavoro, quindi quando ho incominciato qua non mi aspettavo di trovarmi così bene. È molto più rilassante e molto tutto facile, mi diverto tantissimo, soprattutto quando vedo che le cose escono. Io lavoro qui da 1 mese. La mia passione è da mangiare a casa per le bambine, per mia moglie. Anche mia moglie sa cucinare molto bene e adesso mi sto arricchendo. Ho fatto un corso di 6-7 mesi. In questo ristorante si lavora molto bene, ci sto bene, c'è un bel ambiente, mi trovo d'accordo con tutti. I colleghi sono molto simpatici. Sono affascinato un po' da tutto, dai vari trucchetti che si imparano nei ristoranti che a casa non conosci, no? Non riesci a sapere determinate cosettine che poi vai a raccontare anche agli altri e dico: ah, però si fa così. Devo dire che sono veramente bravi, oltre a essere molto simpatici, e devo dire che l'aspetto più bello di sto lavoro è proprio, diciamo, l'insegnamento. Dare i piccoli consigli che hai appena imparato, i piccoli trucchi, e vedere come vengono utilizzati dai ragazzi è proprio una cosa
che ti riempie la giornata in modo positivo e ti senti di aver fatto qualcosa di bello. Siamo un bel gruppo e lavoriamo proprio bene assieme. Ho lavorato tempo fa in un bar, però il ristorante in sala è la prima volta. Mi trovo molto bene, sono molto alla mano e molto, mi sento come già a casa praticamente. Io lavoro in sala, cioè accogliere la clientela e magari se vogliono un caffè di prepargli anche il caffè, insomma. Io spero di andare bene qui e che ci siano delle possibilità che mi tengano. Speriamo. Servizio. Uno dei tutor che ha accompagnato i ragazzi nell'esperienza del ristorante Rob de Matt, e non solo, è Claudio Castelli, qui do il benvenuto. Ben arrivato Claudio. Grazie. Claudio, tu quando è che hai deciso di dedicarti ai ragazzi con disagio psichico? Penso che la passione e l'interesse rispetto alla sofferenza psichica l'abbia in parte ereditata da mio papà, che di fatto è stato uno dei pionieri della psichiatria, avendo aperto quello che ai tempi era l'ospedale Cerletti, manicomio tout court, fra i primi infermieri che hanno portato fuori gli ospiti di questo manicomio c'è stato mio Quindi papà. Quindi tu insomma quel senso di missione lo hai preso da lui? Sì, sì. E so che hai fatto molto prima di arrivare al ristorante che abbiamo appena visto e che hai incontrato anche tanti ragazzi e ognuno di questi incontri ti ha lasciato qualcosa. Allora vorrei chiederti se c'è un incontro in particolare che ti è rimasto dentro. Al di là del fatto di aver incontrato davvero tantissime persone interessanti, tantissime persone che mi hanno insegnato tanto. Ricordo con piacere una persona in particolare che è stata una persona con la quale ho lavorato i primi anni in cui sono stato assunto in azienda ospedaliera, che chiamo Franco, di modo che togliamo. Per motivi di e, ed era, perché purtroppo non c'è più, una persona che mi era stata presentata come una persona assolutamente intrattabile, incapace di avere rapporti con le altre persone. Che allontanava tutti, molto aggressivo, e mia fortuna, non lo so, con lui ho instaurato un rapporto bellissimo che mi ha dato tanto e si è dimostrato essere una persona completamente diversa rispetto a quella che mi era stata disegnata da colleghi e altre persone. E tu ci confermi una cosa che a noi di Siamo Noi piace moltissimo: arrendersi mai. Allora, oggi come collabori, come supporti il lavoro di Rob de Matt? Con Rob de Matt abbiamo iniziato la collaborazione quest'anno, essendo l'apertura ad aprile del ristorante, ma conosciamo Edoardo avendo frequentato da lui un laboratorio di cucina con gli ospiti del CRA. I corsi con cui esatto. È iniziato. Infatti approfitto per ringraziare l'azienda sociosanitaria territoriale rodense che mi ha dato la possibilità di attivare prima i laboratori di cucina di cui parlavo e in questo momento anche le borse lavoro che vedono artefici principali, come abbiamo visto nel servizio Maria e Stefano nello Quelle specifico. Quelle borse lavoro che Edoardo diceva, esatto. Insomma, di sperare di vedere aumentare per avere anche più ragazzi che possano ricevere questa opportunità. Io ho ascoltato insomma gli interventi, ho ascoltato quei ragazzi che erano nel ristorante, vorrei però chiederlo direttamente a te, quali sono i miglioramenti che tu hai iniziato a vedere, insomma sono poche settimane, però in effetti già vedi nello sguardo insomma di questi ragazzi che sono stati inseriti lì nel ristorante che hanno ricevuto questa possibilità? Sì, c'è stato un cambiamento sensibile, è una cosa che si vede già visibile. Sì, si vede giorno per giorno, si vede il modo in cui stanno in comunità, sono persone che in questo momento sono in comunità, hanno un rapporto con le altre persone della comunità completamente differente, hanno un modo di presentarsi, il loro biglietto da visita fino a poco tempo fa era un altro, in questo momento sono, non dico dei cuochi, però degli aspiranti cuochi. E la soddisfazione cosa con cui ce lo dici, il tuo sguardo, sì, cioè parla, sono eloquenti. Allora andiamo dietro il tavolo, sì, e vediamo un po' quali oggetti abbiamo qui. Allora, Claudio, intanto qui c'è una lente di ingrandimento, sì, e quindi mi devi spiegare perché hai scelto di portarla. È un po' simbolica, nel senso che uno dei lavori fondamentali dell'educatore è quello di avere una capacità di osservazione e avere una capacità anche di vedere delle cose che magari a prima vista non appaiono.
Quello che spero mi qualifichi nel mio lavoro è una buona capacità di osservazione, una buona capacità anche di sintesi rispetto a quello che si fa e una capacità di mettermi a disposizione. In quel senso il termine educatore significa tanto. Significa tanto. Calzante. Allora, qui abbiamo Black Notes e anche una maschera. Esatto. Un singolare abbinamento, tra l'altro. L'abbinamento è singolare. Il Black Notes e la penna è perché il lavoro dell'educatore si muove sulla possibilità di scrivere dei progetti e di muoversi su questi progetti, sulla verifica dei progetti stessi. La maschera teatrale è perché in abbinamento al percorso che si sta facendo con i laboratori di cucina e le borse di lavoro c'è un laboratorio teatrale all'interno del CRA, con cui andremo in spettacolo sabato questo. Sì. Teatro. E che è una cosa che gratifica tanto quanto la cucina, insomma. Senti Edoardo, ci hai portato delle tazzine, sì, tutte e tre diverse. Tazzine una tutte e tre diverse. Appunto perché voi apparecchiate così con piatti diversi, con tutte diverse, non volendo abbiamo sottolineare qualcosa, la differenza esattamente la differenza come spunto per divertirsi anche con gli occhi, perché comunque creiamo anche degli abbinamenti divertenti. Senti, quanto al menù, i piatti forti quali sono, me lo dici? Allora, vabbè, oltre il ceviche che sta diventando appunto ceviche è il cavallo di battaglia, sì. Vabbè, ce l'hai portato qui. Poi abbiamo una tartare di fassona piemontese, che è una razza, e dove teniamo una filiera così corta che sappiamo anche praticamente il nome della mucca che andiamo a macellare. Quindi qui chilometri zero, sì, quel, ad oltranza. E poi niente, cambiamo molto il menù, quindi... Tante famiglie, tante persone, un bel messaggio da trasmettere ai bambini, questo insomma sulla diversità, quindi tu la foto te la sei meritata tutta per quello che fai oggi, quello che hai fatto ieri, vai lì. E... eccoci. Allora, mentre attendiamo che la foto si sviluppi, io vorrei che Simone ci aiutasse, perché a questo punto parecchie persone che vivono a Milano, che girano dalle parti di Milano, avranno più di una curiosità. Vorranno sapere come si fa, dove si trova questo posto. Esatto. E per tutte le informazioni basta andare su Facebook e cercare Rob De Matte e qui, oltre a una vasta galleria di immagini, potrete vedere dei video, seguire gli eventi in programmazione e, perché no, anche lasciare una bella recensione. Rob De Matte. Allora, il ristorante c'è, la strada la potete trovare, io vado a prendere questa foto perché per sottolineare quello che significa questo lavoro per i tanti ragazzi che riceveranno questa opportunità. La foto sull'albero. Allora, ringrazio molto i miei ospiti Edoardo Todeschini e Claudio Castelli, perché questo è sempre un lavoro, un gran lavoro di squadra, quindi estenderete questo ringraziamento anche a tutti gli altri. Grazie davvero. Grazie. Allora, Massimiliano, sei tornato? Eccoci qua, cara Gabriella. No, pure di Manelli, per i saluti finali, sì, no Gabriella, che sì. Dici? Torniamo domani? Torniamo alle 15.15, sì. Parleremo di lettura, di libri, dei nostri amati libri. Bene, bene. Tra gli ospiti lo scrittore Caro Figlio e Sveva Casati Modigliani, che avremo collegata da Milano. Quindi siamo, insomma, ben una sistemati. Puntata da non perdere. La linea adesso va al diario di Papa Francesco, domani 15.15. Vi aspettiamo.